Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al webinar. Un webinar che in concomitanza con l'inizio della primavera inaugura anche la nuova stagione di appuntamenti targati Fluid Communication. Come sapete, questo pomeriggio parleremo di colture tropicali in Italia, con particolare riferimento all'avocado. Prima di iniziare, innanzitutto chiedo scusa per la voce bassa che purtroppo mi accompagnerà oggi pomeriggio e in più vi ricordo che l'evento di oggi è organizzato con la collaborazione dell'Associazione Regionale Pugliesi Tecnici e Ricercatori di Puglia ed è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali per tutti gli iscritti ai rispettivi collegi e albi professionali. L'importante è aver compilato correttamente il form al momento dell'iscrizione. Vi prego quindi di non utilizzare lo specchietto delle domande che trovate su GoToWebinar per richiedere il riconoscimento dei crediti. Piuttosto, quello specchietto potete tranquillamente utilizzarlo per porre domande ai relatori che al termine del webinar saranno felici di rispondere ai vostri quesiti e chiarire eventuali dubbi. Adesso però entriamo nel vivo del webinar e lo facciamo con Gonzalo Allendez Lagos, che appunto direttamente dal Cile ci parlerà di fisiologia e nutrizione dell'avocado. Ricordo che Gonzalo è agronomo, direttore cooperativo di AGQ Area del Sud America e insieme a lui a offrirci il servizio di traduzione simultanea c'è l'agronoma Chiara Vacca dello studio agronomico Fluema Consulting. Ti nomino relatore, Gonzalo. E con te anche attivo Chiara. Vediamo. Buenas tardes a todos, buonasera a todos, a tutti. Un attimo che Chiara non ha ancora ¿Se attivato il tienen microfono. bene? ¿Me escuchan bien? Sì. Perfetto. Perfetto. Chiara, se puoi chiedere di mettere in modalità presentazione. Nel frattempo vi informo che sono già 250 i partecipanti e oltre 470 gli iscritti al webinar. Chiara, se puoi attivare il microfono, così Gonzalo può partire. Magari dovresti indossare le cuffie. Ok, dovrebbe esserci. Ok, non ti sentiamo ancora? Chiara, non ti sentiamo. Io ti sto attivando l'audio, ma ok. Chiara, puoi provare a togliere le cuffie? Perché non ti sentiamo. Ok,
Vediamo. Ecco, Chiara, puoi parlare? Ok, adesso mi sentite? Sì, forte e chiaro. Ok, Ok, allora lascio a me la parola. Ce l'abbiamo fatta. perfetto, grazie. Buonasera Ok. a tutti. Perfecto. Hola, Chiara, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Tú? Muy bien. Vamos a comenzar. Estas son las cosas del inmediato, que es lo entretenido. Así que voy a compartir la pantalla. Dime, Chiara, si se ve correctamente. Sí, Desde ahora. ¿La estás viendo? se ve bien, perfecto. Ok. Bueno, me presento bueno, soy Gonzalo Allende, ingeniero agrónomo. Tengo varios posgrados en nutrición vegetal. Hoy día trabajo en un centro tecnológico que se llama GQ Labs y tengo la ventaja de ver muchos cultivos en el mundo, en especial el aguacate, en países como Chile, Perú, Colombia, México. España, Portugal y también Italia. Buonasera, sono Gonzalo Allende, sono agronomo e ho diversi anni di esperienza nella nutrizione. Ho la fortuna di poter gestire la coltivazione di avocado in Cile, Perù, Colombia, Messico, Spagna e Portogallo. Entonces, vamos a entrar en este tema en particular porque son pocos los minutos, pero de un tema muy importante que es la fisiología y la nutrición, cómo se relacionan. Y la primera lámina que pongo acá, básicamente, es entender que no hay una regla directa para el éxito de este cultivo, ¿ok? El éxito del cultivo va a estar mediado por esta función que tiene que ver con toda la parte técnica, el riego, la poda, la nutrición, las enfermedades, las plagas, pero siempre de la mano del equipo de trabajo y la gestión del cultivo. La agronomía es muy dinámica, por lo tanto, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de cambiar cuando sea necesario. Introduco l'argomento con questa slide di qualche minuto perché è un tema molto molto importante. Non c'è una relazione diretta tra ognuno di questi fattori e il successo della nostra coltivazione, ma è l'insieme dell'irrigazione, della potatura, della nutrizione, la gestione delle malattie e dei fitofagi, gestito, ben gestito, dal gruppo di lavoro che determina il successo di questa coltivazione. Fare la cosa nel momento in cui deve essere fatta. ¿Qué desafíos ecofisiológicos afectan la producción del aguacate y debemos preocuparnos desde el principio, desde el inicio? Tenemos que tener en cuenta que el aguacate es una especie muy poco domesticada. Los que tenemos la fortuna de leer la Biblia, muchas veces se habla de la higuera, se habla de la vid, de la vitivinífera, se habla del olivo, pero fíjense que el primer huerto comercial de aguacate fue establecido en 1920. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 100 años, solamente 100 años, junto con el hombre. Por lo tanto, hay muchas cosas que debemos aprender del cultivo. Por ejemplo, zonificar climáticamente el cultivo. O sea, ¿el cultivo se va a dar en la zona o en el clima que yo quiero establecerlo? De ahí elegir. Preparar y corregir el suelo es fundamental. Evaluar la cantidad y la calidad del agua de riego. Es un cultivo muy sensible a ciertas características de agua de riego. Luego, regar muy bien. Regar muy bien o la irrigación que sea correcta no significa dar agua porque sí. Significa que tiene que existir un equilibrio entre el agua y el oxígeno. Las raíces del aguacate son muy sensibles a la anoxia.
La iluminación es fundamental, el poder tener luz para tener flores y por lo tanto producción. Una vez teniendo controlados estos parámetros, ahora sí la nutrición es muy importante. Una vez que tenemos esto controlado, vienen las demás temas que son menos importantes, pero tenemos que preocuparnos, como son el control de plagas, las enfermedades, las vías de estimulación, las hormonas, etc. Quali sfide dobbiamo sostenere, ecofisiologiche dobbiamo sostenere per la produzione di avocado e di quali dobbiamo preoccuparci fin dall'inizio? Dobbiamo tenere in conto che è una specie poco domesticata da poco. Il primo campo ai fini commerciali risale al 1920. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ha, diciamo, ha camminato accanto all'uomo per soli 100. Anni, che sono pochissimi. Se apriamo la Bibbia, possiamo leggere del fico, dell'olivo, della vite, che per tempo dire che bisogna Chiara, te escucho, se va cortando quiere... entre medio. ¿Mi sentite? No sé si se va cortando entre medio tu... Ahora la sentiamo a tratti. La sentiamo a tratti. Continua a essere a tratti? Sì, probabilmente è un problema di connessione. Continua ad andare avanti, poi nel caso ti richiamo. Chiara, continúas tú, continúo yo. Chiara, forse era meglio dove eri prima perché ti stiamo perdendo. Un attimo, mi sentite? Sì. Ok. Ok. Quindi dicevo, non so fin dove mi avete sentito, il primo campo commerciale risale al 1920, ciò vuol dire che ha convissuto con l'uomo per soli 100 anni. Questo ci dice qualcosa, ci dice che dobbiamo definire alcuni parametri di questa coltivazione. Quale? La zonificazione climatica, per esempio, bisogna ben definirla. Bisogna scegliere, preparare e soprattutto correggere il suolo lì dove è necessario, in funzione delle necessità dell'avocado, appunto. Valutare la quantità e la qualità dell'acqua di irrigazione, perché ci sono alcuni parametri dell'acqua al quale l'avocado è molto sensibile. Irrigare molto bene, questo vuol dire che bisogna tener conto dell'equilibrio con l'ossigeno, perché l'avocado è molto sensibile all'anossia, cioè alla mancanza di ossigeno. Gestire bene l'illuminazione attraverso la potatura e solo a questo punto sì, gestire la nutrizione. Dopo aver gestito tutti questi fattori si può tenere in conto fattori secondari altrettanto importanti, quali per esempio il controllo degli insetti, delle malattie, la gestione di biostimolanti, ormoni, eccetera. Entonces, si ponemos esto en un triángulo, en una pirámide, para poder lograr la mejor y la mayor cantidad de producción, podríamos representarlo de la siguiente manera. Una buena zonificación, una buena preparación de suelo, luego el riego es lo que más peso tiene en el éxito productivo. El mantener la luz mediante la podadura. Teniendo esto controlado, la nutrición nos da el siguiente salto, pero si no tenemos controlado estos pilares, nada podemos hacer para poder lograr el éxito productivo. Esto sería la prioridad, y de esta manera tenemos que preocuparnos siempre para lograr el éxito de la producción en el aguacate.
Se poniamo tutti questi fattori in una piramide, abbiamo un'importanza scalare. Allora, quindi innanzitutto la zonificazione climatica, dopodiché la preparazione e la correzione del suolo, quindi l'irrigazione, poi di lì la luce, la nutrizione e tutti gli altri fattori. Ma la preparazione, il clima, la preparazione del suolo e l'irrigazione sono i pilastri, se non le priorità, diciamo, della scelta. Di fare o meno questa, di avviare o meno questa coltivazione. Se non ci sono questi pilastri, non viene meno tutto il resto. El primer pilar tiene que ver con la zonificación. ¿Okay? La zonificación, hay dos factores que son muy importantes. Primero, las heladas. El aguacate es sensible al frío invernal y a las temperaturas bajo cero. Y aquí está reflejado la resistencia al frío por 30 minutos sin expresar daño. Fíjense que la variedad Hass, ya con temperaturas menores a 1,1 grado, ya va a presentar problemas. Il primo pilastro è il clima. Nel clima abbiamo due fattori fondamentali. Uno sono le gelate, non ci devono essere gelate, non devono essere presenti gelate nella zona di coltivazione. La seconda è la resistenza al freddo per 30 minuti senza mostrare danni. Come possiamo vedere, già a meno 1,1 ci sono, si diciamo, mostra dei danni. Ci possono essere dei danni. El siguiente factor importante a considerar la zonificación son las temperaturas durante la floración y el cuajado. Las temperaturas, este cuadro se puede resumir en temperaturas nocturnas no menores a 10 grados y temperaturas en floración y cuajado que oscilen entre los 18 y 24 grados, que son las ideales en el momento de la floración y el cuajado. Il secondo fattore importante sono le temperature ottimali durante la fioritura e l'allegagione. La temperatura notturna non deve essere mai al di sotto dei 10 gradi, mentre la diurna durante la fioritura e l'allegagione devono essere compresi tra i 18 e i 24 gradi. In questo riquadro sono riassunte le temperature, le diverse temperature di cui abbiamo parlato. Es importante que la floración puede durar hasta 30 días o un poco más. Entonces, considerar dentro de estos 30 días cuántos días tengo con temperaturas menores a 10 grados para poder evaluar efectivamente si voy a tener días de polinización efectiva. È fondamentale tenere in conto che la fioritura dura 30 giorni, per cui bisogna verificare che nell'arco dei 30 giorni quanti giorni ho avuto temperature inferiori a 10 gradi per poter determinare l'allegagione effettiva. Una vez que ya zonificamos, lo que tenemos que buscar siempre es uniformidad del huerto, que cada árbol o cada espacio asignado esté produciendo, como vemos en la foto, y no tener este tipo de situaciones que muchas veces nos encontramos en la finca, que tenemos mucha mortalidad de planta. Una volta che abbiamo zonificato, è importante puntare all'uniformità del campo, cioè ogni spazio del nostro campo deve essere produttivo e non dobbiamo ritrovarci nella situazione di cui mostra nella slide successiva, in cui ci sono delle fallanze dove c'è stata le fallanze delle piante e quindi ci sono dei vuoti produttivi. Generalmente estos problemas de mortandad de plantas, en su mayoría de los casos, se debe a una mala preparación de suelo o a una mala gestión de riego. Generalmente queste fallanze, questa moria delle piante è generalmente dovuta a una male gestione del suolo, una cattiva preparazione del suolo e una mala gestione dell'irrigazione. ¿Qué suelo requiere el aguacate? Suelos ojalá sin resistencia mecánica, que o sea, en el fondo, que no estén compactados, bien oxigenados, pHs que oscilen entre 5,5 y 7,5,
buen drenaje, profundos, con buen contenido de materia orgánica y ojalá con poca caliza activa. Che suolo richiede l'avocado? Un suolo, magari un suolo senza resistenza meccanica, quindi ben ossigenato, che non sia compattato, un pH compreso tra 5,5 e 7,5, un buon drenaggio profondo, con un buon contenuto di materia organica, di sostanza organica e possibilmente senza calcare attivo. Es importantísimo para lograr la uniformidad del huerto el preparar el suelo. ¿Con qué objetivo? Eliminando las limitaciones de tipo físico, o sea, el fondo que el suelo tenga la misma profundidad efectiva bien preparado, aumentar la porosidad disminuyendo la densidad aparente, eliminar compactaciones, para mejorar el drenaje y la lixiviación de sales tóxicas y proporcionar un medio homogéneo para el crecimiento de la raíz. Cosa bisogna fare per ottenere l'uniformità? Fondamentale la preparazione del suolo. Per ottenere l'uniformità bisogna possibilmente eliminare gli ostacoli di tipo fisico, le limitazioni di tipo fisico per lo sviluppo delle radici, aumentare la porosità e diminuire la densità apparente, eliminare la compattazione, migliorare quindi il drenaggio per poter lisciviare al meglio i sali tossici, offrire un substrato omogeneo per le radici. Para eso es importantísimo conocer el suelo. Nosotros estamos trabajando mucho con mapeos para poder determinar cuáles son las zonas de mayor problema y poder trabajar. De esta manera, podemos hacer enmiendas dirigidas para mejorar la fertilidad, estimular la actividad biológica con la incorporación de materia orgánica, por ejemplo, generando un ambiente ideal para el desarrollo del sistema radicular. Y una herramienta potente son los mapeos GIS, que en el fondo estamos trabajando en casi todos los proyectos. Per questo è importantissimo conoscere il suolo. Noi lavoriamo con le mappe in modo tale da conoscere le zone, la tipologia delle diverse zone, quindi la tipologia di suolo delle diverse zone, e poter correggere carenze di alcuni nutrienti con ammendanti, migliorare la fertilità, stimolare l'attività biologica, per esempio incorporando sostanza organica. Creare l'ambiente ideale per lo sviluppo, per uno sviluppo eccellente radicale, e uno degli strumenti più potenti per fare ciò sono le mappe GIS. Otra cosa importante che después de estos mapeos, cuando conocemos la textura, hacer los sistemas de riego de acuerdo al tipo de suelo, a la textura del suelo, no hacerlo porque sin considerar este factor. È importante perché una volta che abbiamo conosciuto la tessitura del suolo possiamo adeguare e effettuare un'irrigazione adeguata alla tessitura del suolo, che diversamente non sarebbe possibile. Para eso también es importante tomar análisis de suelo para poder saber qué elementos debo corregir, si es fósforo, si es potasio, ¿para qué? Para que las raíces crezcan de la misma forma desde el inicio. Per questo è importante avere delle analisi del suolo per sapere quale tipo di elemento devo integrare, se azoto, se fosforo, potassio, perché è importante che le radici crescano bene, uniformi fin dall'inizio. Lo importante è creare el ambiente íntimo para la raíz. La raíz del aguacate es floja, le cuesta crecer en condiciones de suelo pesado, en suelos arcillosos o en suelo compactado. Por lo tanto, en la medida que vamos creando una rizósfera, vamos a ir generando un buen desarrollo radicular, que es la base para poder tener productividad.
È importante la relazione intima che si instaura tra il suolo e la radice, la pianta. La radice dell'avocado è debole. Se non ha un substrato favorevole, gli costa molto svilupparsi, allungarsi. Per cui bisogna creare una rizosfera adatta e funzionale allo sviluppo delle radici. ¿Qué características tiene la raíz del aguacate? No posee pelos radiculares, tiene muy poca tolerancia a la compactación, tiene raíces activas en superficie, pero no solo en ella. Hay un mito que se dice que las raíces solamente son superficiales, eso es un mito, porque la raíz puede crecer o alcanzar hasta el 1,5 metros. Es sensible al exceso de agua, por lo cuando hay exceso de agua viene fitóptora. Y la actividad de puntas blancas es clave en la absorción de nutrientes. Quali sono le caratteristiche della radice dell'avocado? Non ha peli radicali, ha una bassa tolleranza alla compattazione, le radici attive ci sono molte radici attive in superficie, però non solo in superficie, quella che è un mito, quello che si dice che abbia solo radici superficiali, perché ha radici che possono arrivare anche fino a un metro e mezzo. È sensibile all'eccesso di acqua, soprattutto perché favorisce la fitoftora, ed è fondamentale l'attività della punta bianca delle radici, che è diciamo, la chiave dell'assorbimento dei nutrienti. Estas son las puntas blancas, ¿ok? Y las puntas blancas son las bocas, por lo tanto, cualquier plan de fertilización va a ser exitoso cuando existe la raíz. Si no existe la raíz, de nada sirve hablar de fertilización. Queste sono le punte bianche delle radici e sono le bocche della pianta, per cui un buon piano di fertilizzazione funziona se abbiamo queste bocche da cui mangiare. Se non abbiamo radici, nessun piano di fertilizzazione può avere successo, può essere funzionale. ¿Cuáles son los factores que inciden en el crecimiento de la raíz? La disponibilidad de agua, una buena irrigación, no tener compactaciones, tener buen nivel de oxígeno, la temperatura del suelo, la conductividad eléctrica y alguna toxicidad específica de anión y cationes. Y sobre todo, la cantidad de fruta. Hay que tener un equilibrio entre la carga o la cantidad de fruta, controlando los factores de suelo para tener el máximo desarrollo y crecimiento de la planta. Quali sono i fattori del suolo che incidono direttamente sullo sviluppo delle radici? La disponibilità dell'acqua, la compattazione, un buon equilibrio tra ossigeno e anidride carbonica, quindi la reazione, temperatura, la conducibilità elettrica, alcune tossicità specifiche di anioni o cationi soprattutto la carica produttiva, la quantità di frutta della nostra pianta per ottenere un buono sviluppo della pianta, un buon Por lo accrescimento della general, pianta. cuando la raíz crece, tenemos generación hormonal positiva, estimulación de citoquinina en la planta, crecimiento vegetativo. Este crecimiento vegetativo genera auxina, esta auxina genera más crecimiento radicular. Por el contrario, si tenemos una raíz estresada, genera ácido abscísico y este ácido abscísico envejece la madera y atenta directamente con la productividad y el crecimiento. Se abbiamo un buon apparato radicale, c'è una generazione positiva di ormoni, quindi auxine, citochinine, c'è un buon sviluppo della pianta, eccetera. In caso contrario, abbiamo invece uno sviluppo radicale stentato, si genera acido abscisico che fa invecchiare la materia organica, per cui abbiamo piante più stentate, poco sviluppate. ¿Por qué es importante tener esta actividad? Porque la absorción de fósforo, de magnesio, de calcio, de potasio se producen en los primeros centímetros o los primeros milímetros de crecimiento de la raíz nueva, la raíz blanca.
El nitrógeno puede absorber gran parte de la raíz. Por lo tanto, si queremos tener calidad de fruta y cantidad de fruta, necesitamos tener un aparato radicular activo. Perché è importante questa attività? Perché gran parte degli elementi come fosforo, magnesio, calcio, potassio si assorbono nei primi millimetri della radice. L'azoto viene assorbito dalla gran parte della radice, quindi è importante per la quantità e la produttività, però per la qualità, per produttività e qualità è importante avere un buono sviluppo radicale. También otra cosa es que la raíz bebe nutrientes y los bebe disueltos de la solución del suelo. Por lo tanto, cuando nosotros proveemos una fertirrigación, tenemos crecimiento radicular y hay un equilibrio entre agua y oxígeno, por lo general la planta no tiene problemas para poder absorber estos elementos. Un altro fattore per la quale è importante lo sviluppo delle radici è che la pianta beve nutrienti, cioè la beve attraverso, li beve disciolti nella soluzione circolante, per cui lì dove abbiamo un buon apparato radicale c'è un buon assorbimento di questi elementi, non dovremmo avere problemi. El agua de riego, ¿qué factores inciden en la calidad? Por supuesto, la conductividad eléctrica, el pH, la cantidad de sulfato bicarbonato y los cloruros, que son el elemento más perjudicial que muchas veces sufre el aguacate. Vediamo l'acqua di irrigazione. Quali sono i fattori che influiscono sulla qualità dell'acqua di irrigazione? La conducibilità elettrica, il pH, la quantità di solfati bicarbonati e di cloruri. Questi ultimi sono quelli fondamentali in quanto possono pregiudicare la coltivazione dell'avocado, che è molto sensibile a questi elementi. Se sabe que para el aguacate con conductividades mayores a 1, conductividad eléctrica mayor a 1, ya el rendimiento potencial va disminuyendo. Qui vediamo che già con una conduttività maggiore di 1 la produttività va man mano riducendosi. Por ejemplo, hay que siempre medir ¿qué conductividad eléctrica tengo en la zona de raíces? Acá tenemos extracción de solución de suelo a 20, 40, 60 centímetros y vemos que no tenemos problema, ya que en el gotero aparece 0,72, luego la conductividad permanece muy bien en profundidad. Allora, è importante quindi misurare la conducibilità elettrica vicino alle radici. Qui abbiamo una estrazione di soluzione circolante a 20, 40 e 60 centimetri e non abbiamo problemi perché, come vediamo, abbiamo una conduttività di 0,72, 0,71 e man mano che si va in profondità 0,75 al punto goccia questo. Eso está correcto, pero muchas veces nos encontramos con situaciones de este tipo que pese a tener una conductividad de entrada normal, 1,1, vemos que en la zona de raíces podemos llegar a una conductividad de 5 o más, como vemos en la siguiente imagen, que tenemos una muy buena conductividad del agua de riego, 0,6, pero mantenemos conductividad eléctrica muy alta en la zona de raíces y esto también es un problema. Però ci possono essere dei problemi, come possiamo vedere qui, anche se abbiamo una conducibilità ottimale al punto goccia, quindi addirittura 0,63, possiamo arrivare poi in profondità ad avere 4,71 e questo anche può essere un problema. Por lo tanto, no solamente tenemos que preocuparnos de la conductividad eléctrica del agua, sino también de cómo está la conductividad eléctrica en la zona de raíces. Pertanto è importante non preoccuparsi solo della conducibilità elettrica e della soluzione nutriente, ma anche della conducibilità elettrica vicino alle radici. Quando hay exceso de conductividad eléctrica o de salinidad, normalmente se acortan los internudos, tenemos menor crecimiento radicular y por lo tanto menor absorción de fósforo y potasio, menor absorción de calcio, magnesio,
podemos tener pérdida de masa fotosintética, necrosis por cloruro y algunos desórdenes fisiológicos. Por lo tanto, tenemos que controlarlo. Quali sono gli effetti di un eccesso di conducibilità, un eccesso di sali e quindi di conducibilità elettrica? Un raccorciamento degli internodi, un minore accrescimento radicale, quindi un minore assorbimento di fosforo e potassio, un minore assorbimento di calcio, magnesio e nitrati, perdita di massa fotosintetica, di superficie fotosintetizzante per necrosi causata dai cloruri, disordini fisiologici in genere, eccetera. Ok. El agua en el suelo. L'acqua nel suolo. Tenemos que, en el fondo, determinar en tu tipo de suelo cuál es mi humedad aprovechable, cuánto es la cantidad de agua que puede soportar este suelo y dejar secar para el siguiente riego. Por lo general, el aguacate puede llegar hasta un 60% de este agotamiento, pero un desarrollo óptimo lo logramos cuando podemos agotar entre el 30 al 40% de esto más aprovechable antes del siguiente riego. È importante, allora, definire, per quanto riguarda l'acqua nel suolo, è importante definire qual è la capacità idrica del suolo e quanta di questa acqua può essere sfruttata dalla nostra coltura. L'avocado può arrivare a sfruttare di questa riserva idrica fino al 60%, però portarla fino al 60%, però in generale si spera, si arrivi a portarla fino al 30-40%. Para regar existen muchas escuelas y fórmulas, riegos por pulso, riego de frecuencia variable, reposición de la evaporación diaria, etc. Todas pueden funcionar cuando se hace el correcto diagnóstico de acuerdo al tipo de suelo. Una cosa importante, el exceso de agua o de humedad mata al aguacate. El déficit hídrico puede mermar el calibre, pero el exceso de humedad mata al aguacate. Per quanto riguarda l'irrigazione ci sono diverse scuole e formule attraverso pulsar a frequenza variabile, il posizionamento di ale gocciolante ogni giorno per accumulo eccetera, però tutti possono funzionare sempre quando ci sia una corretta analisi, sia in accordo con il tipo del suolo, con la tipologia di suolo. Un eccesso di umidità uccide l'avocado, un deficit idrico può ridurre la produzione, ma è fondamentale sapere che un eccesso di acqua può uccidere l'avocado, può far morire l'avocado. Acá tenemos la resistencia a la asfixia radicular de distintas especies de hoja persistente y vemos que el aguacate es uno de los más sensibles al exceso de agua, no así los cítricos que pueden resistir mucho más exceso de agua. Qui abbiamo, qui abbiamo raccolto i dati della resistenza all'asfissia di alcune specie sempreverdi, e vediamo che l'avocado è tra i più sensibili all'asfissia radicale. Esto pasa mucho porque en España se tiende a confundir que los aguacates se riegan igual que los cítricos y no son lo mismo. Questo accade spesso in Spagna e accade perché si irriga nella stessa maniera con cui si irrigano gli agrumi e non sono e avocado e agrumi non sono la stessa cosa. Quando si riega bien, si se fijan, acá tenemos un suelo difícil, suelo limoso, bien preparado, tenemos la hojarasca y tenemos la línea de gotero, pero cuando se riega bien la raíz va a crecer a lo largo de todo el suelo donde está la humedad.
Esta calicata tiene aproximadamente un importante. metro. È importante irrigare bene, qui abbiamo visto un suolo limoso, però bisogna sapere che quando le radici dell'avocado si sviluppano lungo tutto il volume del suolo bagnato, umido, lì dove c'è umidità si sviluppa la radice dell'avocado. Questa è una calicata di un metro. Por el contrario, cuando en suelos pesados se sobreriega, comienza la mortandad de plantas desde el inicio, producto de la fitóptora, que son todas las raíces negras que se ven ahí, que están muertas. Viceversa, se si irriga, se si eccede con l'acqua, inizia la moria delle piante e si sviluppa la fitoftora, che sono queste radici nere che si vedono sulla fotografia. Chiara, Gonzalo, volevo comunicarvi che avete ancora 2 minuti. Quanto? Uno? 2 minuti. Perfetto, queda 18 lamina. Ya, voy a ir avanzando rápido. El aguacate necesita mucha luz y por lo tanto hay que podar para tener floración, ¿ok? Para tener producción hay que podar, o sea, hay que mantener iluminado los huertos, ¿ok? Per avere abbastanza produzione, l'avocado ha necessità di molta luce, quindi bisogna gestire bene la potatura per far arrivare la luce all'interno. Entonces, una vez que tenemos la luz bien regado, viene la consideración de la fertilización. Y la fertilización, para poder hacerla bien, necesitamos conocer la fenología, cómo se comporta, y definir las dosis nutrientes de acuerdo a la producción. Una volta che abbiamo una buona irrigazione, effettuato una buona potatura, bisogna costruire un piano di fertilizzazione, conoscendo però bene la fenologia della pianta e adeguare il piano nutritivo, il piano nutrizionale alla fenologia della pianta. Adesso abbiamo una fenologia che è molto simile a quella di Spagna e non c'è una ricetta magica, lo que hay que hacer es medir y cuantificar a partir de lo que los libros nos dicen para poder determinar la necesidad neta. ¿Ok? Para eso existen distintas herramientas que quiero mostrarle. Existen los análisis foliares, pero esto hoy día está muy en duda. Sentite a tratti. Vabbè. Gonzalo, puoi regressare un pochito atrás? Sì, grazie. Non abbiamo ricette magiche, bisogna misurare. Quindi analizzare tenendo conto che abbiamo una fenologia molto simile a quella della Spagna e gestire tutti i fattori in modo tale da ottenere le migliori condizioni possibili. Por lo tanto, para nutrir tenemos que incorporar los análisis foliares. Esto que son rangos que se obtienen una vez al año, hoy día están muy cuestionados y hemos construido dinámicas foliares que vemos que el cultivo se comporta totalmente distinto en distintas etapas de la fenología. Por lo tanto, el poder determinar cuál es su comportamiento es fundamental para lograr una buena nutrición. Quindi è fondamentale integrare con le analisi fogliari, in quanto si è osservato che abbiamo comportamenti della pianta nettamente distinti nelle diverse tappe fenologiche. Quindi bisogna analizzare e effettuare il piano nutritivo in funzione delle diverse esigenze della pianta. Ya hemos trabajado todos los niveles anuales por fenología para Chile, para Perú, estamos terminando el de México, estamos construyendo el de España y sería muy importante que en Italia también lo hicieran.
Abbiamo già costruito la dinamica fogliare in Cile, in Perù, in Messico, la stiamo costruendo in Spagna e sarebbe molto importante farla anche per l'Italia. Ok, hay estados fenológicos que son importantes a muestrear, como son la floración, el cuajado, el crecimiento vegetativo. Hay distintos estados fenológicos que van a requerir elementos distintos que nutricionalmente tenemos que cambiar los planes de fertilización para lograr el éxito. Esistono diverse tappe fenologiche, inizio fioritura, fioritura, eccetera. Quello che è importante è conoscere le esigenze della pianta in ogni tappa per ottenere il successo produttivo, nutrizionale e quindi produttivo. Ok, por lo tanto, para terminar esto, es importante primero conocer el clima, considerar sus pros y sus contras correctamente. Tener un buen suelo, un buen riego es sinónimo de buenas raíces. El riego es el factor más importante que debemos saber y manejar. La luz es el segundo factor de importancia. Recuerden que nutrir no es lo mismo que fertilizar y hay que fertilizar de acuerdo a la fenología y a la carga esperada, además de auditar lo realizado con método de control como el seguimiento nutricional o los análisis foliares frecuentes. Quindi per concludere, bisogna considerare i pro e i contro del clima, quindi zonificare in maniera corretta, avere un suolo, un'irrigazione ottimale, perché è sinonimo di un ottimo apparato radicale, irrigare, l'irrigazione è il fattore più importante che dobbiamo gestire, la luce è il secondo fattore in ordine di importanza e ricordare che nutrire non è la stessa cosa di fertilizzare. Bisogna fertilizzare in accordo con la fenologia e la carica che si vuole ottenere e nel contempo monitorare con i vari metodi di controllo ciò che sta accadendo in modo tale da adeguare il piano nutrizionale alle analisi. Para obtener de una buena floración con un buen cuajado, el tener una alta productividad. Esto es posible hacerlo, lo estamos logrando en Chile como en Perú y ahora en México, en España también lo hemos logrado, y es un cultivo muy bueno y que es importante hacer las cosas bien. Tutto questo è importante per avere un'ottima fioritura, un'ottima legagione e quindi produzione. Stiamo ottenendo un'ottima produzione, abbiamo ottenuto in Messico, in Perù, in Messico, adesso anche in Spagna ed è fondamentale, tutti questi fattori sono fondamentali per avere un'ottima produzione. Y recuerde que para poder mejorar hay que partir midiendo. Si no se mide, nada se puede mejorar. Esto traduce lo que hará, por favor. È importante, è importante misurare, perché se non si misura non si conosce, se non si conosce non si può controllare, ciò che non si controlla non si riesce a gestire, ciò che non viene gestito non può essere migliorato. Muchas gracias. No se olviden del profe. Non vi dimenticate del professore. Grazie, Gonzalo. No, placer. Grazie Chiara, grazie Gonzalo. Ricordo che Chiara e Gonzalo rimangono con noi fino al termine del webinar per rispondere ad eventuali dubbi e domande degli utenti che ci stanno seguendo. E adesso chiedo gentilmente a Stefano invece di connettersi, ti sto assegnando il ruolo di relatore. Invece saluto momentaneamente Gonzalo e Chiara. Ok, e Stefano, ok, Gonzalo, ok. Stefano, non ti vedo.
Ora dovremmo sentirti. Ricordo che Stefano Marullo, ok, ciao Stefano. Stefano Marullo è anche lui agronomo dello studio agronomico Floema Consulting e ci parlerà, appunto, come potete già vedere, di progettazione di impianti al sud Italia, approfondendo e offrendoci delle considerazioni dopo 5 anni. Approfitto di questo momento per ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo che slide e video del webinar saranno prestissimo disponibili sul sito freejournal.com. Ok, Stefano, se ci sei, ti passo la parola. Sì, allora buonasera a tutti. Io vi presenterò l'esperienza di questi primi 5 anni di studio e di impiantistica di frutteti di avocado al sud d'Italia, dando principalmente l'attenzione sulla fase di progettazione, in quanto siamo convinti che la progettazione sia più del 51% del successo di un impianto a frutto. Infatti, siamo qui oggi perché è un frutto come l'avocado che sta andando di moda sia per i consumatori che per gli imprenditori, ma aggiungerei soprattutto per il mercato, dando dei margini di profitto molto importanti, per cui si è riscontrato un significativo aumento delle superfici impiantate negli ultimi anni. Superfici impiantate non sempre però in areali vocati, con uno studio ottimale delle condizioni pedoclimatiche del campo oggetto dell'investimento, e non si è tenuto conto perciò di una serie di fattori. Infatti, ad oggi il successo dell'impianto intendo successo economico, cioè noi stiamo producendo un impianto agricolo da reddito che con i mezzi adesso a disposizione, oggi a disposizione, e con l'esperienza dei tecnici, sì, non va confusa con le piante ci sono verdi, non muoiono. No, io devo produrre, devo estrarre dal campo una qualità tale che l'investimento sia ecosostenibile. Perciò, per far questo, è fondamentale uno studio di preimpianto. Prima di impiantare un impianto da avocado da reddito, sono notevoli e diverse le variabili da considerare. Essendo una coltura subtropicale, non si può prescindere dalle temperature massime e minime, di temperature in particolari fasi fenologiche, come quella della fioritura, che richiede umidità e temperature particolari, la disponibilità, ma soprattutto la qualità dell'acqua. La ventosità, soprattutto in alcune zone della costa dell'Italia, è particolarmente importante e si deve assolutamente valutare. Quindi si può parlare di caratteristiche di acqua e di suolo, soprattutto a livello chimico, fisico, ma anche e soprattutto biologico. Dobbiamo stare attenti a valori limite di calcare, di sodio e soprattutto di cloro, ma anche all'orientamento e alla pendenza del terreno, che influenzano l'illuminazione, quindi la produzione, la suscettibilità alle gelate di alcune zone e anche e soprattutto il deflusso delle acque superficiali. Questo aspetto molto importante perché, come stiamo capendo, è molto sensibile all'asfissia radicale. Quindi, andando ad esplorare le varie fasi della progettazione, si approccia ad una mappatura chimico-fisica del terreno, all'analisi dell'acqua e allo studio dei dati meteo attinti dalla capannina meteo più vicina, soprattutto parametri come temperatura massima, minima ed umidità relativa. Dopodiché questi parametri, questi dati vanno analizzati ed interpretati. Si passa al rilievo e alla progettazione nel senso stretto del termine, ovvero si tende a fare un rilievo con strumentazione GPS, il classico squadro. Quello sulla destra è un impianto che stiamo realizzando adesso, sono circa 20 ettari in provincia di Lecce. La progettazione dell'impianto ti sviluppa dei vantaggi, soprattutto come ingombro, numeri, quantità, si può dare un valore economico ad ogni voce della spesa ed è anche preliminare per un dimensionamento dell'impianto irriguo.
fondamentale, l'obiettivo principale quando si va a progettare un impianto di avocado è di il primo obiettivo che si deve tenere presente è garantire il drenaggio, poi il drenaggio e ancora il drenaggio, come scasso, livellamento se necessario, l'apporto di sostanza organica tramite l'ambientante organico e la baula. La baula è fondamentale, imprescindibile per un impianto di avocado, sempre per limitare le condizioni di asfissia. L'impianto irriguo non si può progettare se non in funzione della struttura del terreno, della sua tessitura, della sua capacità di ritenzione idrica. Sono stati commessi in questi anni notevoli errori, come possiamo notare, da un impianto irriguo con due gocciolatori a pianta, un impianto irriguo con il classico sistema a collare, sulla destra invece un impianto già meglio dimensionato con delle scelte ottimali con due ali gocciolanti. Il numero, il passo e la portata delle ali non sono importanti, sono sempre condizionate dalla struttura del terreno. L'importante è che ci sia un equilibrio tra la struttura e l'approccio che si intende adottare come gestione per l'impianto di irrigazione e per la sua gestione soprattutto. Quando si parla di irrigazione non possiamo prescindere da un sistema di automazione e monitoraggio da remoto per la gestione della fertirrigazione. Imprescindibile, a mio avviso, in aree come il Sud Italia è l'impianto antibrina, che è, nel sentir comune vi viene detto antibrina contro le gelate, ma a mio avviso lo chiamerei più correttamente impianto climatizzante, in quanto l'avocado è sì una coltura subtropicale molto sensibile alle basse temperature, ma è anche sensibile, va in stress, si ferma la pianta alle temperature sopra i 35-36 gradi centigradi, soprattutto molto sensibile a alcune fasi fenologiche. In un impianto a reddito il successo è soprattutto fondamentale andare a scegliere un'ottimale combinazione del porta innesto e delle varietà. Qui nei riquadri che si possono vedere ho riassunto i principali porta innesti con le principali varietà fino ad oggi adottate. Abbiamo due tipi principali di porta innesto, quelli con il profilo di Delta West Indiana e quelli di un ibrido guatemalteco per messicano. Sostanzialmente le due grandi differenze sono che quelli di derivazione West Indiana risultano essere più resistenti a terreni compatti con maggior presenza di argilla e leggermente più resistenti alle acque saline. L'avocado è una specie particolare a livello di fase fenologica come la fioritura. Infatti abbiamo dei gruppi fiorali differenti, abbiamo il gruppo fiorale A e il gruppo fiorale B, anche se gli organi riproduttivi sono presenti sulla stessa pianta. Però abbiamo la varietà As, Lamb As, Pinkerton e Reed, che sono impollinate o comunque si impollinano in modo incrociato con quelle a gruppo B, che le più utilizzate fino ad oggi sono state Fuerte, Bacon ed Ettinger. Ettinger risulta essere una mutazione genica Ettinger è una mutazione genica di Fuerte. Sulla densità d'impianto, sulla scelta della densità dell'impianto, quindi non si può prescindere dalla varietà, ma dalla sua relativa influenza che sviluppa con la combinazione con il suo porta innesto. Quindi ad oggi le considerazioni fatte fino ad oggi, dopo vari errori commessi in campo, sono che la varietà As, per il suo portamento molto vigoroso, globoso, un sesto di impianto ottimale può essere un 6x3. La Lamb As invece è molto più contenuta come vigoria, è più cespugliosa, meno vigorosa, quindi anche un 5x2. Pinkerton 6x2 e Reed 6x3. Questi sono tutti numeri per cui ci si approccia ad una gestione dell'impianto a frutto in modo intensivo, andando a contenere soprattutto l'altezza di produzione che non può andare oltre i 4 metri, ma a mio avviso siamo già alti, un'ottimale altezza sarebbe 2,5 metri, 3 metri, in funzione poi del grado di meccanizzazione della raccolta e della gestione.
All'interno di ogni campo, quindi, abbiamo detto per la biologia fiorale di questa specie, che è dicogama protogenica, ovvero semplicemente i due gameti non si incontrano nel tempo e nello spazio, cioè aprono e sono fecondi in periodi differenti della giornata, sopra la stessa pianta. Quindi il fiore è inoltre poco attrattivo per gli insetti prognosi. Alcune soluzioni adottate, quindi, andiamo ad integrare gli impianti produttivi di ogni varietà, per esempio la AS, che è la più coltivata al mondo, con la disposizione di impollinatori in campo. L'utilizzo di varietà anche impollinatrici differenti, infatti a mio avviso ogni areale dovrebbe avere, cioè si dovrebbe sviluppare, e in ogni areale storico di coltivazione di questa cultura si sono sviluppati e selezionati degli impollinatori e dei portennesti specifici. Quindi noi stiamo andando anche a testare impollinatori differenti all'interno dello stesso campo, anche due tipi di impollinatori. Si potrebbe pensare anche a piantumare e a gestire delle siepi e delle bordure con piante attrattive per i pronubi. Ci sono due disposizioni principali degli impollinatori, che in genere sono, quantificandoli, oscillano da un 10 a un 15%, poi a seconda dello squadro del campo, o a quinconce sulla sinistra o a file. È chiaro che a livello di fecondazione, di effetto impollinatore, quello a quinconce è migliore, facilita il lavoro dei pronubi, però è un po' più costosa, un po' più difficoltosa come gestione. Un altro approccio che è sulla destra, c'è un esempio: si possono osservare gli impollinatori con le file più scure ogni 7-8 file, che è più comoda come gestione soprattutto delle operazioni di podatura, irrigazione, ma soprattutto di raccolta. Un'idea, magari siamo a conoscenza che in Spagna c'è un programma di miglioramento genetico che mira a introdurre sul mercato una nuova varietà impollinatrice gruppo florale B, però con il frutto molto simile alla AS, perché c'è il problema che il prodotto dell'impollinatore viene sempre venduto ad un prezzo leggermente inferiore sul mercato. La valutazione della pacciamatura, gli obiettivi sono i classici di ogni coltura, non è specifica per l'avocado. Ovviamente ci potrebbe permettere un risparmio idrico, una gestione ottimale delle infestanti, quindi dei relativi costi di gestione per le infestanti, e si potrebbe utilizzare soprattutto per in agricoltura biologica. Le soluzioni adottate e testate sono tra le più varie, dal film plastico nero, bianco nero, anche al film plastico bio, però si degrada eccessivamente in maniera veloce. I rotoli di Jutex, il TNT nero, un'idea potrebbe essere quella con la sostanza organica. Io, essendo zona di Salento, vivendo qui, non posso non pensare all'utilizzo di tutte quelle piante che stanno estirpando, ma magari con un cippato un po' più fine, a disporlo localizzato sulla fila. Ma questa è una mia idea che pongo a voi. Ovviamente quando ci si approccia alla pacciamatura bisogna sempre tenere presente, sempre nell'avocado, a non introdurre delle pratiche, dei materiali che inducano all'asfissia radicale. Favorire sempre il drenaggio. Il sistema frangivento non sono da valutare in tutte le zone, ma in alcune zone d'Italia il vento è veramente un fattore altamente limitante. L'approccio al sistema frangivento è sempre quello agronomico, cioè di favorire l'impennata del vento e mai lo sbarramento totale del vento. Si possono utilizzare delle bordure che facilitano questa impennata. In genere si usano delle maglie che filtrano il 40-50% dell'aria. L'altezza può oscillare tra i 3 e i 5 metri. Fondamentale quando si progetta si installa un
In impianti tradizionali si sta usando tanto la rete con i pali tendenzialmente in castagno disposti ogni 2 metri e 50. In questa fase storica io pongo la proposta: non si può non pensare ad un frangimento costituito da pannelli, ad esempio, intervallati alle file. È chiaro che il frangimento costituito da pannelli mi darebbe una classica funzione meccanica, ma mi darebbe quell'apporto energetico per ovviare a dei limiti, ovvero alla conducibilità dell'acqua usando l'osmosi inversa, oppure all'alimentazione energetica delle pale come antibrina per effettuare la movimentazione dello scambio dell'inversione termica. Ovviamente bisogna stare attenti all'ombreggiamento, c'è una necessità di manutenzione, vanno valutati i costi elevati di installazione. Negli impianti moderni, in un frutteto moderno con il clima che è a dir poco instabile, non si può non pensare, anche se i costi sono veramente proibitivi, a delle reti antirandine. Qui vediamo dei danni effettuati con le trombe d'aria in Sicilia di qualche mese fa. Impianto antirandine che deve avere un'altezza dai 4 fino ai 5 metri per permettere un'ottimale gestione della coltura. In un impianto, ovviamente, l'importanza del materiale vivaistico è fondamentale, quindi un'idonea scelta del portainnesto, un ottimo stato di salute della radice, parte fondamentale di un frutteto, sia nel suo colore, sviluppo, e non deve essere assolutamente spiralizzata. Ci deve essere una perfetta affinità del punto di innesto, il calibro idoneo dell'asse centrale e buone ramificazioni laterali. A mio avviso, un punto importante è che in zone non altamente vocate come le nostre, il calibro dell'asse centrale è importante per far superare alla pianta con più facilità delle fasi di stress, soprattutto dal sole. Qui c'è un breve specchietto sui costi, perché però sempre da prendere con le dovute cautele, è stato quantificato per ogni voce di spesa un importo. Con un sesto di impianto medio 6x2, una quantità di piante quindi di circa 800 ad una media di 15 euro a pianta, andando a considerare tutto nel massimo della progettazione e gli errori principali da non commettere, quindi, sono la non garantire alla pianta una sufficiente areazione alla radice, un'idonea profondità del franco di coltivazione e gli adeguati apporti di sostanza organica. Ovviamente un trapianto troppo profondo è sicuramente dannoso, sia per l'asfissia che per piante innestate basse, per l'interramento del punto di innesto. Un altro errore tipico è, successivamente al trapianto, non viene effettuata l'imbiancatura del tronco e ci sono danni da scottature. Nella fase di post-trapianto l'avocado è molto sensibile alla competizione con le infestanti, quindi bisogna garantire una pulizia ottimale almeno sotto di essa, o l'utilizzo di tutori fragili o la non installazione di impianti antigelo. La varietà più coltivata al mondo è sicuramente la Hass, perché si è rilevato avere un'elevata plasticità ambientale nella coltivazione e si adatta abbastanza bene a differenti areali. Si è diffusa tanto anche perché è facile da parte del consumatore riconoscere il punto di maturazione, quando deve essere consumato, perché ha un viraggio di colore, dal verde passa allo scuro violaceo. Ha una buona tenuta in post raccolta, è facile da consumare
e la buccia nera, questo fatto che sia scura, può nascondere a volte dei piccoli difetti della buccia. Nessuno però parla degli aspetti negativi di coltivare solo e solamente asse. Uno fra tutti può essere che è una varietà altamente sensibile, più sensibile delle altre, sia agli stress abiotici che ai biotici, è soggetta ad alternanza e a sottocalibro, ha una produzione leggermente inferiore e inoltre si va incontro ad un rischio di coltivazione monovarietale. Dai primi campi e dalle prime raccolte effettuate da un paio d'anni possiamo dire che la varietà Ettinger si è riscontrata ottima. Perché? Perché molto resistente, come tutte quelle appartenenti al gruppo fiorale B, vigorosa, precoce, infatti già ad ottobre-novembre si può effettuare lo stacco, quindi con buoni riscontri anche sul mercato. Infatti qualche produttore inizia a pensare, e lo stanno già facendo, a campi interamente come varietà principale Ettinger impollinata con una a gruppo A. La AS, siamo circa degli impianti fatti fino ad oggi ad un 50-60% delle superfici, ha avuto delle buone produzioni con un calibro leggermente piccolo, siamo intorno ai 200 quando il mercato chiede 250 e anche più, ha un'ottima risposta vegetativa ed è sensibile e si è dimostrata leggermente più sensibile di altre a vento e salinità. L'AMBAS invece ha una pezzatura media del frutto sicuramente maggiore di AS, è una pianta molto contenuta nello sviluppo, si consiglia infatti oggi, dopo averla osservata per 2 anni, di piantarla in sesti più stretti come 5x2 ed ha una buona resistenza al freddo. Pinkerton è una varietà precocissima, si intende non come stacco del frutto, ma soprattutto come fioritura, infatti ella è tra le più precoci del gruppo A. Si potrebbe pensare infatti di adottarla, e lo si sta già facendo, come impollinatore ad esempio di Ettinger o di altri cultivar a gruppo B. Si è notato anche che Pinkerton entra in produzione leggermente più tardi, ad esempio di AS, ha una fase giovanile leggermente più lunga, però resiste bene sia alle alte che alle basse temperature. Reed invece ha uno sviluppo eccellente in campo, spinge tanto, è molto tardiva come stacco del frutto, siamo in pratica a fine aprile-giugno, i frutti sono maggiori come peso dei 350 fino a 5,50 abbiamo staccato frutti, e risponde, abbiamo osservato, alle gelate, sembra che dopo qualche gelata, anche in periodi non idonei allo stacco, che ci sia qualche distacco anticipato del frutto. Al giorno d'oggi, a mio avviso, ciò che manca alla coltivazione dell'avocado in Italia è sicuramente uno storico sia culturale ma anche culturale, tranne qualche eccezione. Mancano tecnici specializzati con esperienza pluriennale. Non abbiamo degli impollinatori e dei portennesti specifici per il nostro ambiente, ma neanche un sistema vivaistico autosufficiente. Infatti non si dispone di campi di piante madri e portaseme certificati. Però dalle prime produzioni siamo ottimisti, perché la filiera è altamente in crescita, c'è del potenziale. In Italia sono stati stimati circa, c'è stato uno studio, circa potrebbero esserci come capacità produttiva circa 4.000 ettari. Abbiamo a disposizione dei mezzi tecnici e delle tecnologie per far fronte alle necessità della cultura, e da non
sottovalutare i finanziamenti che promuovono la diversificazione e l'innovazione culturale. Ok, grazie a tutti. Grazie a te Stefano, davvero sei stato oltre che precisissimo nei tempi, hai offerto un contributo davvero interessante, infatti sono già arrivate alcune domande per te che però, come per tutti gli altri, porrò alla fine. Allora adesso è invece la volta di Filippo Taglietti, che è direzione commerciale di Blue Agri, che parafrasando un po' il titolo della sua presentazione, mostrerà appunto la realtà Blue Agri tra innovazione e sostenibilità. Filippo, ti assegno il ruolo di relatore. Ok. Vediamo se ti vediamo. Ok. Mi vedete? Benissimo. Sì. E la presentazione? Vediamo. Ok, se... perfetto. Ok. Penso perfetto, che ci siamo, giusto? Sì. Sì, prego. Bene. Aspettate qui un secondo che devo metterlo. Ecco. Bene, allora buon pomeriggio a tutti, visto che sono le 5 ho una ventina di minuti, ringrazio Fruit Communication per l'occasione che viene data a Blue Agri. Io ho il compito di introdurvi a questa realtà giovane e aziendale. E noi siamo un'azienda che produce, come probabilmente sentite dal mio accento, siamo nel nord-est Italia, precisamente in provincia di Venezia, e siamo esperti in produzione di concimi e fertilizzanti per agricoltura biologica. È un'azienda che è nata nel 2013 facendo le prime esperienze in campo viticolo ed enologico. La realtà è partita così perché l'azienda fa parte di un gruppo molto importante che opera anche nel settore enologico ed è uno dei core business dell'azienda e quindi naturalmente ci sembrava giusto, come si suol dire, fare un passo indietro quando si è già al vino e cominciare a capire le esigenze delle piante e soprattutto, come poi mi accennerò a dire, capire cosa richiede una pianta quando viene piantata, viene sistemata in un terreno, non avendo essa, o meglio avendo la radice che la ancora al terreno per tutta la sua vita, non ha come noi le gambe. Chiaramente l'aspetto che mi riguarda dell'azienda è iniziato nel 2016 con l'ingresso nel mercato dei prodotti dedicati alla viticoltura e man mano da allora siamo poi partiti con l'olivo, giusto in Puglia con le prime esperienze e poi sulla frutta diversificando la nostra linea e dedicandoci a tutte le culture, compreso naturalmente la parte tropicale dove stiamo facendo le nostre esperienze. Il gruppo, come vi dicevo, seppur giovane, o meglio l'azienda seppur giovane, è distribuita e tocca diverse realtà in Europa e nel mondo. Abbiamo anche una succursale, una sede in Brasile, eccola qua, mentre noi naturalmente siamo di stanza in Italia. Però cominciamo, come dire, ad affrontare un po' tutti gli ambienti di coltivazione delle diverse culture e ci dedichiamo in particolare a quelle che sono le esigenze nutrizionali delle piante. Per partire, come si suol dire, un po' a bomba sull'argomento, le esperienze che abbiamo fatto in campo viticolo per quanto riguarda ricerca e sviluppo è stato, ed è poi il nostro modo di operare, è stato capire il ruolo dei batteri, in questo caso endofiti. È stato fatto un'esperienza su Talea, in questo caso, un progetto che ho seguito personalmente, dove il controllo è stato messo a comparazione con
degli inoculati, delle piantine inoculate. E si è visto, prime esperienze, parliamo del 2010 circa, che effettivamente quando si parla di situazioni di stress da parte delle piante, l'inoculo, come in questo caso evidenzia questo grafico, consente, e quindi la presenza dei batteri, consente che i batteri che vengono traslocati dalla pianta e che vengono magari anche localizzati sugli apici gemmari in modo che da favorirne la crescita, consente la possibilità di resistere a degli stress a differenza chiaramente del non inoculato. Questo è stato molto interessante, ha aperto un po' la strada alla Blue Agri e quindi al settore e al nostro laboratorio di ricerca che si trova a Montebello Vicentino, di riuscire a capire quale potesse essere effettivamente una delle vie per consentire alla pianta, in considerazione anche dei cambiamenti climatici, la possibilità di essere più resiliente in caso di condizioni di stress, in questo caso idrico. Qua vedete sul trattato, sull'inoculato, la capacità di essere fotosinteticamente molto più attiva del controllo. Il concetto, naturalmente, se la pianta, come è abituata a traslocare i nutrienti, trasloca anche gli endofiti, è giusto anche pensare che la radice sia il cervello della pianta. In questo caso, in effetti, la pianta ragiona o ha una sorta di connessioni neurali e network che coinvolge sia tutta la parte di radici primarie e secondarie, quindi tutti i livelli radicali e quindi l'architettura radicale, con quelli che sono gli esudati che lei produce per attrarre popolazioni microbiche di varia natura, funghi e batteri, però noi ci concentriamo sui batteri, che rilasciano a loro volta dei nutrienti e nutrono ovviamente le radici e ne fanno approfondire o ne fanno allargare chiaramente l'architettura. Così facendo favoriscono l'affrancamento della pianta e anche la sua capacità di esprimersi al meglio per dare benessere e per essere anche produttiva. Questo chiaramente è il cuore del nostro ragionamento, perché le nostre soluzioni agiscono, poi vi spiegherò come, su queste finalità e su questo modo di modalità di azione. È chiaro che questo che possiamo definire un vero e proprio social network richiede una gestione agronomica molto attenta. È già stato detto anche da Gonzalo, soprattutto per l'avocado, quanto importante sia chiaramente l'aspetto, e anche da Marullo, il drenaggio e le condizioni del terreno, perché non siano nossiche, perché possa favorire appunto l'architettura, lo sviluppo radicale senza impedimenti. È chiaro che mantenere un terreno ben gestito, ma senza violentarlo, dico io, consente la creazione di correlazioni tra specie di microrganismi a lungo termine. Come vedete qui, le connessioni su terreni praticamente stabili o prati stabili, le connessioni sono eccezionalmente favorite rispetto a un terreno estremamente lavorato e dissodato. È chiaro, stiamo parlando di due ambienti di vita completamente diversi, è inutile che stiamo qui a soffermarci. Allora, cos'è che dobbiamo definire quando andiamo a trapiantare o piantare una qualsiasi coltura, avocado compreso, o colture tropicali in genere? È chiaro che gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione è la respirazione del suolo. Se è vero che, come per noi la regola vale, che il cervello ha bisogno di ossigeno, anche per la pianta la radice ha bisogno di ossigeno, quindi mantenere la vitalità biologica di quel terreno è fondamentale. Noi lavoriamo sulla frazione organica e sappiamo benissimo quanto importante sia il recupero della sostanza organica e preservarne anche il contenuto, perché consente di mantenere la fertilità biologica. Allora si cerca di lavorare con soluzioni di mineralizzazione intelligente che coinvolgono, nel nostro caso, la componente biologica. Dai nostri dati, ovviamente, di questo primo decennio, diciamo, scarso di valutazioni in Italia ma anche all'estero su diverse colture, vite in particolare, come vi dicevo, ma anche altre, frutticole, abbiamo visto che la nostra linea, poi, visto che parliamo di quantitativi
attorno a poche decine di chili per ettaro, consente anche di impattare meno a livello ambientale. D'altra parte, a livello sovralocale, quindi a livello europeo, non extraeuropeo, però l'Europa sta tracciando un solco molto importante in questo da questo punto di vista, e quindi sulla sto parlando del Green Deal, degli ecoschemi e della nuova PAC, l'aspetto riguardante la prevenzione del degrado del suolo è prioritario per far sì che effettivamente la perdita di suolo non riguardi solo infrastrutture e costruzione di edifici, ma riguardi direttamente le azioni svolte in campo agricolo. Questo perché effettivamente possiamo incorrere in determinati problemi e avere determinati problemi quando abbiamo perdita di suolo. Perdita di suolo che, se dovessimo fare anche conti cosiddetti della serva, possono impattare in modo estremamente importante sia a livello emissivo, senza chiaramente considerare la perdita economica, perché tutto il suolo perso in realtà è vita persa e sostanza organica che recuperare è assolutamente più complicato che perderla, cioè in certi casi, dati alla mano, per recuperare un 1% di sostanza organica è richiesto addirittura 36 anni. Perdere un 1% di sostanza organica è fattibile anche nel giro di un quinquennio. Ecco che a questo punto un'azienda può parlare anche di bilancio della sostenibilità, che prende in considerazione, come abbiamo appena detto, la perdita di suolo, ma anche l'ottimizzazione della risorsa idrica. Ne ha parlato molto diffusamente sia Gonzalo che Stefano, e chiaramente l'aspetto legato al sequestro del carbonio, la biomassa nel suolo anche a livello biologico e la qualità del paesaggio. Tutto questo incide pesantemente, può incidere pesantemente o favorire magari una scelta strategica da parte dell'azienda in questa direzione. Quindi è possibile un'agricoltura sostenibile se facciamo delle azioni che mettono in campo una multidisciplinarità, e Blu Agri lo fa perché si avvale di esperienza tecnica sul campo, si avvale di un'innovazione tecnologica a livello di prodotto che vi spiegherò tra poco, e si avvale di un principio che vi ho enunciato, che è quello di azionare un volano a livello radicale che consenta alla pianta di star bene in condizioni di suolo magari non perfettamente idonee, e magari ricreare quelle condizioni che permettono alla pianta di superare sia stress da trapianto sia stress, diciamo, naturalmente di tipo climatico. Se queste scelte vengono integrate e vengono sostenute dai benefici, che naturalmente non possono arrivare tutti insieme, ma devono essere messi in fila uno all'altro e gestiti, come si è detto, allora possiamo avere anche una sostenibilità di un ecosistema che racchiuda sia ciò che è soprasuolo che ciò che è sottosuolo, quindi l'ambiente tellurico. Le nostre esperienze, e arrivo anche a questa particolarità di prodotto e di soluzioni che forniamo, ci dicono che siamo nella strada giusta. Perché? Perché attraverso questa sinergia con questo partner dei biomakers, che se qualcuno di voi non lo conosce, comunque sono degli esperti sulla componente biologica del suolo e sull'ecofunzionalità della parte biologica, in particolare batteri e funghi, siamo partiti da 4 anni con una serie di indagini a livello del suolo e di come i nostri prodotti possono favorire o meno determinate situazioni. E abbiamo visto che i trend sono molto interessanti, perché applicare i nostri prodotti significa rendere biodisponibili i nutrienti, e per biodisponibilità significa che non occorre che io dia per forza, si è detto, fertilizzare non è nutrire la pianta, non devo per forza fertilizzare il terreno. Molto spesso il terreno ha già le sue componenti nutrizionali, basta renderle disponibili, e il nostro prodotto, grazie all'azione dei microrganismi, può consentire questo aspetto.
La produzione di fitormoni. I batteri sono grandissimi produttori di fitormoni, auxine e citochinine. Si è detto, appunto, lo stesso Gonzalo ha fatto vedere quanto una radice stressata o no possa essere, come dire, favorevole alla crescita della pianta. L'adattamento agli stress, il biocontrollo e l'evoluzione di microrganismi patogeni. Qui ci sono alcuni aspetti che abbiamo affrontato sia in Italia, in California e in Francia, su vite in questo caso. Pertanto, l'aspetto più importante è che quando si affrontino le esigenze di qualsiasi coltura, ci si fermi a ragionare e si cerchi di comprendere tutti quelli che sono gli attori in gioco e quelli che sono gli obiettivi e gli aspetti legati al rendimento economico anche della cultura. Però c'è un aspetto naturalmente che non ho citato o comunque l'ho appena citato, sono anche i cambiamenti climatici in atto, lo sappiamo benissimo, in tutto il mondo, sia per quanto riguarda la siccità, sia per quanto riguarda le alluvioni, l'innalzamento dei mari e quant'altro, ormai è una cosa, è quotidianità. Però l'aspetto legato alle culture tropicali, avocado compreso, naturalmente è un aspetto che va affrontato a livello Italia, come si è detto, perché? Perché se guardiamo, per dire, il 2001 su una media che è tracciato qui in nero, si può vedere come le variazioni in positivo, quindi innalzamenti termici, quindi sopra la media rispetto a abbassamenti termici, abbiamo delle condizioni che sicuramente per l'avocado non sono estremamente favorevoli nel periodo primaverile, quindi le gelate, come sappiamo, oppure l'aspetto legato alla siccità, quindi anche tutto ciò che richiede una gestione della somministrazione dell'acqua, e per le frutticole, per la verità, sono importanti chiaramente, come sapete, l'accumulo di freddo, però i caldi invernali, per esempio per l'avocado, potrebbero essere favorevoli. Però certo, stiamo parlando di oscillazioni, quindi di sbalzi che sicuramente non giovano a una pianta come questa. C'è da dire anche che se mettiamo a confronto il periodo gennaio-dicembre con marzo-ottobre per quanto riguarda l'accumulo di piogge e la piovosità, si nota sicuramente che nell'ultimo decennio le annate calde sono state decisamente e scarsamente piovose sono state decisamente superiori rispetto a quelle piovose. Quindi, da un certo punto di vista, per quanto riguarda le temperature ci va male, per quanto riguarda le piogge forse ci va ancora peggio da un certo punto. Quindi l'aspetto importante chiaramente è la gestione dell'acqua. Altra cosa importante è che effettivamente nell'ultimo periodo, quindi considerando un trentennio circa, ma soprattutto considerando gli anni del nuovo millennio, il numero di ore di caldo per arrivare, come dire, a maturazione delle culture frutta o vite o uva che sia, si è ridotto perché è aumentata la temperatura media. Infatti lo vediamo in questo caso qui. E come anche vediamo le giornate di anticipo, in questo caso si fa riferimento alla fenologia della vite, però fondamentalmente è una caratterizzazione che vale per tutte le culture. Ora, le soluzioni tecniche che la Blu Agri mette in campo per le culture tropicali riguardano la frutta in genere. Noi abbiamo una serie di soluzioni che qui vi riporto e vi invito anche ad andare sul nostro sito, dove abbiamo dei prodotti a base di solfato di magnesio o zolfo uso agricolo, con del derivato di lievito, che sono dei brevetti che riusciamo ad estrarre e ottenere grazie al laboratorio di Montebello Vicentino, che è dedicato anche all'aspetto enologico. Quindi questi derivati sono lisati con base peptidica aminoacidica che simulano, diciamo, ciò che sono
10 dati radicali di cui ho parlato per attrarre da parte della pianta le comunità microbiche. Questa soluzione a base di solfato di magnesio, quindi altamente idrosolubile, va somministrata lungo la fila, solitamente vale per tutte le culture in genere, e consente chiaramente un'attivazione del microbioma o microbiota del suolo e funge quindi da innesco per le attività che vi ho detto, e sono fondamentalmente la rendere biodisponibili i nutrienti, riuscire ad alleviare gli stress da parte della pianta, metterla nelle condizioni di nutrirsi anche senza eccessive fertilizzazioni, gestendo quindi al meglio le sue capacità di radicazione. Questo è un po' un calendario che possiamo definire per l'avocado. Abbiamo una fertilizzazione di produzione dove 24 kg sono somministrati nell'arco della stagione, pensando anche a quelli che possono essere gli aspetti di post raccolta e quindi di mantenimento della vitalità radicale della pianta, e riuscendo però soprattutto nelle prime fasi a favorire una fioritura, una legagione importante. Abbiamo anche delle soluzioni a livello di concimazione di fondo, e quindi in preparazione della stagione si fa una distribuzione di questo concime granulare sulla posta, quindi sulle vallature, in modo da poi con le prime irrigazioni portare a compimento tutta la fase, diciamo, richiesta per la nutrizione al terreno. Quindi questo si può definire quasi un po' un lenta accessione. Questi sono dei prodotti di innesco e di mantenimento dell'attività radicale della pianta. I risultati sono, sì, sto terminando, Ilaria, sì, due minuti. I risultati sono quelli qui enunciati, ma vi li ho già indicati. E c'è un aspetto molto interessante della pillola che vi lascio, perché da agronomo anch'io naturalmente mi sto avvicinando alle colture tropicali, sono affascinato da questo mondo. E mi sono ritrovato in quello che ha detto Gonzalo, ma che ha detto anche Stefano, in questo studio fatto proprio in Cile, penso che Gonzalo lo conosca. Quello che vi ho detto, noi andiamo a indagare il suolo è la parte più importante della questione, sicuramente anche per capire la possibilità e la zonazione proprio della cultura. In questo caso, la cosa che risalta, questi sono, il C sta per clay argilla, quindi sono da argillosi a sabbiosi. Vedete, la percentuale di macroporosità è molto inferiore rispetto agli altri suoli, e il contenuto di calcio è molto più elevato che negli altri suoli. Velocemente, ma un qualsiasi agronomo fa una lettura di questo tipo e capisce quali sono i problemi, ovvero l'impedimento da parte della radice di approfondirsi e di ritrovare i nutrienti, vedete come il calcio nella parte radicale sia molto deficitario per quanto riguarda la parte argillosa. Ok? E questo lo si ritrova anche sulle emissioni dei germogli, quindi tutta la parte annuale della pianta è come dire impedita da proprio l'impedimento che ritrova nel suolo. Ovvero la traslocazione dei nutrienti chiaramente dipende dal benessere del suolo e dall'architettura radicale che la pianta trova nel suolo. Se vedete qui, la parte nell'argilla, cioè sul terreno argilloso, la pianta è deficitaria nella costruzione della radice e anche dei germogli, a differenza degli altri suoli dove praticamente la radice respira, quindi non è in condizioni anossiche e quindi è più bilanciata anche la costruzione dell'intera pianta. Anche qui vedete il rapporto soprattutto di calcio-magnesio e potassio-magnesio e potassio-calcio si riflette nei suoli argillosi, dove c'è una carenza all'interno della pianta e viene quindi sbilanciato il rapporto a livello di potassio-magnesio e potassio-calcio. Questo per dire che effettivamente la mancanza di dreno e l'impedimento da parte della radice di accrescersi costituiscono una fonte di problemi importanti, cosa che anche nell'analisi multivariata viene evidenziato, dove tutti gli aspetti che vi ho evidenziato sono per una carenza di nutrienti, mentre per quanto riguarda la parte dove la radice respira di più
sono più importanti la biomassa totale, la biomassa dei germogli, quindi una pianta, la macroporosità, è la pianta che cresce meglio e sta molto meglio. Ecco, io vi ringrazio, vi segnalo per chi volesse prendere contatto con qualcuno di noi, io naturalmente sono nella zona di Treviso Venezia, però viaggio spesso, vengo in Puglia, però abbiamo degli agenti di zona di cui vi riporto i numeri, poi se volete potete contattarli. Grazie. Grazie a te Filippo. Ti disattivo la telecamera. Come per gli altri relatori, anche Filippo Taglietti sarà disponibile a breve per rispondere alle vostre domande. Adesso continuiamo e arriviamo a due interventi che giungono entrambi dalla Sicilia e passo infatti la parola alla dottoressa Cristina Bua, agronoma di Sicilia Avocado, che appunto offrirà un aggiornamento sulla coltivazione di questa coltura in Sicilia. Se sei nel ruolo di relatore, Cristina. Ok. Vediamo il tuo schermo. Ok. E ti sentiamo? Ma non mi vedete? Vediamo. Non ancora? Ora sì, perfetto. A te la parola, Cristina. Ok, un attimino. Perfetto, grazie Ilaria, ringrazio anche Fit Communication per l'invito. Come ha già detto Ilaria, mi chiamo Cristina Bua, sono un agronomo, collaboro con Sicilia Avocado e con Andrea nello sviluppo di nuovi impianti di avocado in Sicilia. Farò una breve rassegna di quella che è stata la mia esperienza in questi primi anni di lavoro. Non scenderò nei dettagli, anche perché ci vorrebbe un webinar a proposito, e non ripeterò argomenti già trattati dai miei colleghi. Allora, l'avocado in Sicilia ha una storia lunga 60 anni. I primi tentativi furono fatti nel litorale tirrenico e ionico. E da subito ci si rese conto del grande potenziale che questa coltura poteva avere in alcune zone della Sicilia, e negli anni 2000 iniziano a sorgere i primi impianti nel vero senso della parola. Oggi siamo arrivati a una superficie di circa 250 ettari, distribuiti, la zona particolarmente evocata resta sempre il litorale ionico tirreno. Giarre Capofila è uno dei comuni più piovosi, con oltre 1000 mm di precipitazioni annue. Ha un terreno vulcanico molto ricco di sostanza, naturalmente ricco di sostanza organica, molto drenante, perché ci troviamo alle pendici dell'Etna. Stanno sorgendo nuovi impianti anche in altre zone della Sicilia, con delle caratteristiche però ben precise. Una temperatura media che si aggira intorno ai 15 gradi, un'umidità relativa superiore al 50%, e dove sia disponibile acqua di buona qualità. Non mi soffermo molto sugli ecotipi più diffusi, abbiamo ecotipi di origine messicana, bacon, fuerte, zutano e guatemalteche, che vedremo dopo. Sono ecotipi poco tolleranti ai suoli salini, bacon e fuerte in particolare vengono utilizzati come impollinatori, generalmente si utilizzano nel 10% del totale delle piante. Una buona combinazione abbiamo visto essere 8% di bacon e 2% di fuerte, mentre lo zutano non è interessante dal punto di vista commerciale, ma viene utilizzato come corte innesco. Grande protagonista sicuramente della produzione siciliana è l'avocado Ass. In piccola parte c'è anche il RID, che poi ci permette anche di estendere il periodo di commercializzazione dell'avocado. Questi sono frutti di medie dimensioni, che però hanno una poca resistenza alle basse temperature. Indico un sesto, il sesto può variare a seconda delle esigenze. Quello che mi preme dire è un sesto 6x4 permette una densità di impianto di 415 piante a ettaro circa. In Sicilia tutte le operazioni non sono meccanizzate, quindi non è importante lasciare tanto spazio tra i filari, basterebbe semplicemente lasciare un metro e mezzo per permettere all'operatore di condurre la raccolta o altre pratiche.
eventualmente l'esuberanza delle piante che si può avere nei nostri terreni molto fertili viene contenuta con delle potature. Per l'impianto vengono utilizzate delle piante già innestate, generalmente si utilizzano piante in vaso in fitocella del diametro di 18-20 cm, l'altezza intorno agli 80-100 cm, vengono messe a dimora o nel periodo tra aprile e maggio, oppure anche verso la fine di agosto, in una piccola finestra temporale che va dal 20 agosto all'1 settembre. È chiaro che bisogna evitare il periodo estivo. Un consiglio è quello di legare le piante ad un tutore perché possiamo, diciamo così, evitare rotture causate ad esempio dal vento. Per quanto riguarda le rese che stiamo ottenendo in Sicilia, questo è un parametro, un dato molto variabile, dipende chiaramente dalla scelta varietale, dalla densità, da tanti fattori anche climatici che possono favorire o danneggiare una stagione, dall'annata di carica e scarica ad esempio. Comunque mediamente si parte dai 12.000 kg ai 22.000 kg a ettaro. L'esposizione che scegliamo generalmente per i nostri impianti in Sicilia dipende spesso dalla geometria dell'appezzamento del terreno che è oggetto di studio. Chiaramente l'orientamento dei filari sarà tale da garantire e captare il più possibile i raggi solari, perché a quello diciamo serve. Per quanto riguarda i parametri agronomici, non mi soffermo perché già i miei colleghi ne hanno parlato approfonditamente, quindi chiaramente in linea di massima il terreno optimum di coltivazione per l'avocado è un terreno con una buona percentuale di scheletro, un terreno sabbioso, possiamo avere anche percentuale di sabbia del 60-70% nelle nostre zone, quindi un terreno altamente drenante, come dicevo prima, normalmente ricco già di sostanza organica, a pH neutro. Stessa cosa vale per l'acqua, acqua a pH neutro con una conducibilità elettrica media, altre esigenze. Allora, per quanto riguarda le esigenze idriche e il tipo di impianto, generalmente diciamo l'avocado in Sicilia, almeno nelle fasi attuali, non si comporta come una pianta molto tecnica. Non abbiamo necessità di utilizzare impianti irrigui sofisticati. Generalmente vengono utilizzati impianti semilocalizzati, noti come baffo, in alcuni casi anche la farfalla, spruzzatori a farfalla. Questo ci permette di avere una maggiore portata e una facile gestione. Orientativamente le esigenze idriche sono simili a quelle di un agrumeto, però c'è da dire che tutto dipende dalla stagione, dall'età della pianta e dal tipo di terreno. È chiaro che un terreno diciamo più drenante non si comporterà allo stesso modo di un terreno un po' più pesante che tende a trattenere di più l'acqua. Allora, andiamo avanti. Per quanto riguarda le esigenze nutrizionali, consiglio sempre una concimazione organica di fondo. Abbiamo avuto buoni risultati con dei congimi organici pellettati provenienti da allevamenti non industriali in mix, quindi letame bovino, ovino, equino e cunicolo, con aggiunta di micorrize. Questo perché? Perché ci consentono di migliorare le caratteristiche chimico-fisiche del terreno, aumentandone la capacità di scambio cationico, migliorano la microflora utile, chiaramente sviluppano in maniera omogenea l'apparato radicale e rende la pianta molto più resistente ad avversità di natura patologica o anche ambientale. Da aprile a ottobre si utilizzano concimazioni in fertilizzazione. Sono necessari apporti equilibrati che evitano l'ossureggiamento, questo è fondamentale. Non bisogna concimare in eccesso l'avocado, soprattutto nelle nostre zone. È simile come esigenze a un agrumeto, ma ha molto meno bisogno di azoto. Questo tratto deve essere fornito in maniera molto graduale, in modo da accompagnare lo sviluppo vegetativo della pianta. Altre pratiche colturali che mi sento di consigliare è la copertura delle piante, delle giovani piante, nel loro primo inverno con tessuto o non tessuto. Questo ha due vantaggi, un vantaggio diretto e un vantaggio indiretto. Quello diretto chiaramente è la protezione dalle basse temperature e dai venti freddi. Il vantaggio indiretto è che una pianta che è sottoposta a minore stress durante il periodo freddo andrà in fioritura molto meno, quindi avrà una percentuale di fioritura più bassa. Questo perché
Generalmente nei primi 2-3 anni di vita la fioritura non è necessaria, quindi solitamente consigliamo di eliminarla. Si può anche effettuare una leggera sbacchettatura delle piante, ma rendendo sempre la chioma compatta, anche se alleggiata. Per quanto riguarda invece gli impianti dal terzo anno in poi, allora, al terzo anno generalmente si fa una podatura di formazione in modo da ottenere 2-3 ramificazioni per parte. Negli anni successivi verranno effettuate potature ordinarie o straordinarie, ma non mai eccessive, perché l'avocado non sopporta le potature. Generalmente si riduce non oltre il 15% diciamo, della massa vegetativa. Questo in relazione anche alle annate di carica, di scarica e alla crescita della pianta. Queste potature sono mirate all'arieggiamento della chioma e al rinnovo della pianta. La stagionalità dell'avocado, diciamo che in Sicilia la stagionalità si estende da un periodo che va da ottobre a maggio, ma la stagionalità è molto relativa. Questo perché? Intanto è dettata da esigenze commerciali. Il frutto mi serve oggi, mi serve domani. Esigenze climatiche, non voglio esporre il frutto, ad esempio, a periodi di vento, di freddo, a possibili gelate. E purtroppo abbiamo anche il problema dei furti, quindi molto spesso si tende a raccogliere per evitare appunto il furto della produzione. Andando nel dettaglio, parliamo adesso delle criticità e delle soluzioni. Allora, intanto il primo punto critico da analizzare è il vento. Quando il vento è costante ed in eccesso, provoca scottature, riduzione dell'accrescimento della pianta, e questo è un grosso problema. Come si può ovviare a questo? Ne hanno già parlato i miei colleghi. Si possono utilizzare l'uso di frangimento, che siano naturali o artificiali. Si valutano, nello studio di un impianto, generalmente si valutano i venti predominanti. Da noi spesso è la tramontana, che è un vento freddo. È possibile, per esempio, nel caso dei frangimento naturali, utilizzare un filare di impollinatore, che può essere ad esempio il bacon. Generalmente mettiamo una pianta ogni 5-6 metri. Altro punto critico, altre criticità, è la temperatura. Sia le basse che le alte temperature possono essere un serio problema per l'avocado. Per quanto riguarda le basse temperature, se queste temperature scendono al di sotto dello zero, soprattutto per i giovani impianti, possono essere diciamo anche mortali. Ma anche nelle piante adulte sono un problema, perché provocano bruciature importanti sulla chioma e sui frutti, causano anche la cascola di quest'ultimo. Oltre alla copertura col tessuto non tessuto che ho menzionato per gli impianti nuovi, generalmente è consigliabile preparare la pianta nel periodo autunnale. Questo si può fare ad esempio con 3 trattamenti effettuati nel mese di novembre, dicembre e gennaio con gluconato di rame, che è una forma di rame diciamo più leggera. Bisogna sempre mantenere idratate le piante e assicurare la forma compatta che non lasci esposte parti di rami o di tronco. Allo stesso modo, come le basse temperature, anche le estati molto calde possono causare scottature sulla parte aerea e sulle parti esposte della pianta. Questo poi comporta anche una riduzione della pezzatura dei frutti. Come si può fare anche in questo caso per evitare il problema? Chiaramente ci possono essere impianti di irrigazione condizionanti, ma è anche possibile schermare le piante con prodotti a base di caolino. Altra soluzione sarebbe anche quella di spennellare il tronco o anche diciamo, i rami, le parti esposte, con latte di calcio. Primavere piovose e fredde. Queste influiscono negativamente sull'attività dei prodi e chiaramente sulla fioritura e conseguenti all'egagione dei frutti. Temperature ottimali durante la fioritura si aggirano intorno ai 16 gradi la notte e 25 gradi di giorno. È un consiglio di avvalersi dell'aiuto di api in una finestra temporale di 20 giorni, più o meno a cavallo diciamo, della fioritura. Questo a supporto diciamo, dell'impollinazione. Criticità che non vado ad approfondire sono i terreni, perché già ne hanno parlato i miei colleghi, terreni pesanti, calcarei e salmastri. Per quanto riguarda il terreno pesante, quindi un terreno argilloso, è lo scoglio più grande quando si parla della coltivazione di avocado. Sono causa di asfissia radicale, clorosi e sviluppo successivo di fitofito. Per ovviare al terreno pesante,
possiamo utilizzare dei concimi organici di fondo, oltre all'utilizzo delle baulature. Altezza e larghezza delle baulature dipenderà poi dalla criticità del terreno, quindi da quanto il terreno è pesante, da quella capacità di trattenere l'acqua, quindi l'incapacità di sgorgare le acque in eccesso. Terreni calcarei favoriscono comparsa di clorosi, soprattutto di ferro, ma anche in questo caso, se il calcare attivo non è diciamo, a livello esagerato, possiamo correggerlo con l'aggiunta di chelati di ferro. Ci sarebbe da parlare anche sui terreni salmastri, sulle acque salmastre, ma lì sono casi limite da valutare molto approfonditamente. Avversità fitopatologiche. Generalmente quando una coltura viene importata in un nuovo paese va incontro a dei nemici. Non c'è un equilibrio perché è una coltura appunto nuova. Nel caso dell'avocado questo non si è verificato. Attualmente in Sicilia non abbiamo grandi avversità che ci possono far temere. Soltanto a titolo di dimensione parlo del marciume radicale che come ho già detto si può prevenire migliorando la struttura del suolo e riducendo gli apporti di azoto. È presente l'acaro orientale che, fa, diciamo, che produce un danno sulle foglie, riduce sicuramente in parte l'attività fotosintetica, quindi in qualche modo la produzione della pianta, ma non siamo a livelli preoccupanti. Tra l'altro può anche essere contenuto con i trattamenti autorizzati anche nel regime biologico. Esiste il cancro del tronco. Questa è una malattia su cui ancora sono in corso degli studi, non c'è cura. Sappiamo che la pianta può sopravvivere per anni, basta ridurre un po' l'acqua e si possono eliminare le parti necrotizzate, però altro non si può fare, appunto non c'è cura. In conclusione, spero di essere stata abbastanza veloce, i terreni in Sicilia con un optimum di coltivazione sono limitati, ma il potenziale della coltivazione in Sicilia è altissimo perché abbiamo appunto la possibilità di intervenire agronomicamente su molteplici fattori che sono avversi alla coltivazione. Però l'aumento esponenziale di queste superfici, quindi di queste superfici siciliane destinate all'avocado, è anche la dimostrazione del crescente interesse verso la produzione siciliana, che ad oggi risulta essere di altissimo pregio. Chiudo questo incontro focalizzando l'attenzione sui punti di forza della coltivazione di avocado in Sicilia. Abbiamo disponibilità idrica, acqua di ottima qualità, terreni con una buona permeabilità e ricchi naturalmente di sostanza organica, un clima mite con sbalzi termici molto contenuti e una quasi assenza di avversità fitopatologiche. Questo cosa ci consente? Ci consente di coltivare l'avocado senza l'uso massiccio di pesticidi. Credo che sia una cosa molto importante. Io adesso ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e sono disponibile per eventuali approfondimenti. Grazie a te Cristina, sei stata perfettamente nei tempi. Okay. Adesso prendo io il ruolo di relatore e lo faccio anche perché adesso, prima di presentare il co-founder di Sicilia Avocado, Andrea Passinisi, scopriamo insieme attraverso un video cos'è questa realtà. Mando ora il video e spero possiate vederlo. Grazie.
Che abbiamo visto la presentazione di Sicilia Avocado e adesso sentiamo parlare appunto il founder, il co-founder di questa realtà, Andrea. Non ti vediamo? Una rapida prova tecnica dell'audio. Mi sentite? Sì, sì. Perfetto, grazie Ilaria. Innanzitutto buon pomeriggio. Non ti vediamo però Andrea, un attimo solo. Ecco, il bello della diretta, no? Online. Vediamo il tuo schermo ma non vediamo te. Allora, aspetta un attimo. Proviamoci. Condividi il web personale, l'organizzazione web, sì. Sì. Vediamo. Perfetto. Purtroppo non sono in Piemonte, sono fuori sede causa di forza maggiore e quindi non posso, avrei fatto la diretta in campagna o in ufficio. Allora intanto buon pomeriggio a tutti quanti, un caro saluto ai relatori e un saluto a chi ci sta seguendo. Ne approfitto intanto nel ringraziare il gruppo di Fruit Communication e in particolar modo te Ilaria per la pazienza e la professionalità dimostrata per, come dire, amalgamare e organizzare non solo il convegno ma organizzare la scaletta con i relatori. Grazie a te Andrea. Assolutamente, era doveroso. Per quanto concerne l'argomento di oggi, è un argomento che mi sta molto al cuore. Ne approfitto dell'assist fornito dalla dottoressa Bua inerente all'origine dell'avvocato in Sicilia, che risalgono precisamente al 1958 e fu opera del dottor Francesco Russo della stazione sperimentale di frutticoltura e agrumicoltura di Acireale, oggi dal 2007 rinominata CREA. Ad oggi queste cultivar di avocado, che sono i papà e i mamma, le mamme dei nostri impianti, sono tuttora in essere, sono piante giganti, rigogliose, vigorose, seguite non più dal dottor Russo ma dal figlio, dai figli, ma in particolar modo dal dottor Giuseppe Russo del CREA, che è un figlio d'arte del dottor Francesco, e tuttora ecco abbiamo questi impianti qua risalenti al 1958 che sono piante meravigliose di diverse varietà. Per quanto concerne invece il progetto Sicilia Avocado, il progetto Sicilia Avocado nasce a cavallo degli anni 2000, fu una scelta dettata non dall'esigenza del cambio culturale. Non l'avrei accettato, sarebbe stato un fallimento. Era un'esigenza dettata nel dare un seguito concreto ad alcuni terreni incolti nell'areale di Giarre da parte della mia famiglia. Quando iniziammo con diverse prove, diverse le prove e diverse le colture sperimentali che piantammo, perché non ci occupiamo all'inizio solo dello studio dell'avocado ma anche di altre cultivar, per esempio del mango. Abbiamo piantato il mango, abbiamo piantato la nona, il passion fruit, la guava, la feijoa, la guava a polpa rosa, a polpa bianca, la feijoa, anche la papaya. Ecco, di queste cultivar poi studiammo quelle che fossero i pro e i contro, stringemmo il cerchio mantenendo alcuni di questi impianti ma stringendo il cerchio sull'avocado. Perché stringemmo il cerchio sull'avocado? Perché
questa cultivar non solo fu studiata a cavallo negli anni 50, negli anni 60, ma, ed è giusto dirlo perché è un anello di congiunzione ed è un aspetto essenziale, imprenditori lungimiranti negli anni 70 piantarono queste cultivar qui. Cosa vuol dire? Vi fu un primo accenno, un primo sviluppo di impianto negli anni 70. Mi piace menzionarli, per esempio ci fu il marchese Vigo, il professore Giovanni Continella, che fu uno dei primi a studiare queste cultivar, il dottor agronomo Arturo Rossi, che sviluppò alcuni impianti. Ecco, perché mi piace raccontarlo? Perché loro sono non solo i precursori, ma sono un anello di congiunzione che ad oggi danno tuttora supporto morale, professionale ed energia al gruppo Sicilia Avogado. Ma è chiaro, raccontare questo anello di congiunzione, raccontare che c'è stata tanta lungimiranza tanti anni fa, perché è giusto dare come dire, la giusta importanza e la visibilità a imprenditori lungimiranti. Ovviamente erano tempi differenti, c'era una comunicazione differente, c'era magari un commerciale e quindi un consumo differente, soprattutto in Italia. Ora sono passati dal progetto Sicilia Avogado, sono passati 20 anni, 20 anni dove abbiamo accumulato tanti errori, dove abbiamo fatto non solo errori, ma siamo anche cresciuti. È chiaro che è giusto raccontare nella visione, nella prospettiva dell'imprenditore, è giusto raccontare quelli che sono stati i primi reali, le prime reali difficoltà con i primi impianti di Avogado. Avevamo quindi da un lato una certezza solida che le piante crescessero e crescessero bene. E nell'arco di 2, 3, 4 anni ce ne rendevamo conto e toccavamo con mano. Qual era l'aspetto critico 20 anni fa? Non era una questione solo di criticità commerciali, ma già le prime criticità in campo le abbiamo vissute subito. Il fatto è che non avevamo l'esperienza, non comprendevamo quale fossero realmente, cioè, o meglio, c'era un'esperienza agronomica, ma non c'era un'esperienza tecnica in campo. I primi errori che facemmo furono i sessi di impianto. Provammo tutti i tipi di sessi di impianto, dall'8x8 al 7x7, al 5x7, al 6x3, al 6x2, per poi in conclusione concludere con un sesso di impianto 6x4, che poi fu nell'arco degli ultimi 12 anni un sesso definitivo. Altri aspetti problematici furono anche, parlo sempre di tanti anni fa, furono la gestione degli impianti, perché è vero che nelle nostre zone, nel nostro areale, ci sono le condizioni pedoclimatiche favorevoli. Questo non lo dico io, lo dicono gli impianti stessi, la crescita degli impianti, la vigoria degli impianti, ma è anche vero che ci siamo resi conto che nell'arco del tempo l'aspetto fondamentale all'interno di una campagna è il sesso di impianto, che è un aspetto fondamentale. Le condizioni pedoclimatiche, ne hanno parlato i tecnici, ed è condizio sine qua non per sviluppare l'impianto, ma non solo per sviluppare l'impianto e per vedere una pianta attecchire, ma è un aspetto essenziale per vedere una pianta attecchire, crescere e soprattutto produrre, perché poi l'imprenditore ha bisogno di una consapevolezza, avere quel frutto, avere non solo qualità, ma avere costanza e avere quantità abbondante di anno in anno. Gli aspetti fondamentali, quelli più critici, sono stati la gestione dell'impianto, perché è una gestione dove l'impianto è suscettibile non solo alle condizioni pedoclimatiche, ma è suscettibile anche alla gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso, cioè oltre alla concimazione che è soggettiva ed è legata al territorio, alle condizioni climatiche e del terreno. Il potare in maniera standardizzata, ci siamo resi conto che era un grandissimo errore, perché si potava un ramo sbagliato e perdevamo la produttività o riscontravamo l'incostanza produttiva. Per questo sono delle fasi, ecco, l'imprenditore deve avere chiaro
due situazioni. La prima situazione, secondo me, è quella culturale. Cioè, io mi ritrovo un terreno, mi ritrovo e mi domando, bene, vorrei fare avocado, vorrei fare mango, ma ci sono le condizioni adatte? Oltre a questo bisogna comprendere quelle che sono le reali esigenze, come hanno specificato i tecnici agronomi, dell'impianto stesso legate all'areale. L'altro step è la gestione dell'impianto, cioè comprendere che, ripeto, questi sono, perché li ripeto? Perché sono errori che abbiamo fatto tanti anni fa e che non facciamo più, perché l'importante è fare l'errore, ma soprattutto è non ripeterlo, ma questo è frutto anche dell'esperienza. La gestione delle potature è un aspetto essenziale, perché abbiamo e stiamo riscontrando di anno in anno, ormai sono quasi 20 anni dallo sviluppo di impianto e produttività, che la gestione delle potature influenza tantissimo l'annata. Questo è un aspetto essenziale. Altro pensiero che mi viene in mente è che, per esempio, le difficoltà le abbiamo avute anche commercialmente, perché quando abbiamo iniziato, io ho preso in mano in maniera commerciale 15 anni fa le redini dell'azienda, la difficoltà non solo era una difficoltà iniziale che avevamo superato, che era da un punto di vista culturale, ma c'era anche una difficoltà commerciale. Perché? Perché non erano i tempi del web, non c'era una comunicazione tale nel cercare di comunicare quello che era il nostro impegno, la nostra quotidianità. Iniziai a comprendere che bisognava stravolgere un po' gli aspetti commerciali, perché il consumo di avocado non esisteva ai tempi. Mi rendevo conto che iniziando a studiare quelli che erano i meccanismi del mercato, della domanda e dell'offerta, del perché delle quotazioni, il perché del calibro, mi rendevo conto che ancora c'erano grosse difficoltà. Certo, i tempi sono cambiati, la comunicazione è cambiata, però quando abbiamo iniziato è stata tutta una salita. Pensate che io mi ritrovavo davvero tanti anni fa in interfacciarmi con i commerciali, e ancora i commerciali non mi distinguevano l'avocado, diciamo, ma che cos'è una zucchina, che cos'è un cetriolo? Immaginate il paradosso tanti anni fa. Certo, tutto è cambiato, siamo stati, mi permetto di dire, perché l'unico merito che ci prendiamo è siamo stati precursori da un punto di vista comunicativo. Abbiamo iniziato a fare una ottimale, penetrante comunicazione di quella che è l'avogado in Sicilia, di quelli che sono non solo gli aspetti culturali, ma gli aspetti tecnici, gli aspetti commerciali, quella che è la nostra vita quotidiana, quello che è la nostra passione e il nostro impegno. E questo è stato, ecco, secondo me un aspetto essenziale, perché siamo riusciti a collegare nell'arco degli ultimi 15 anni un frutto, per quanto non sia ancestrale, per quanto non sia tradizionale da un certo punto di vista, pur avendo 60 anni, oltre 60 anni di storia in Sicilia, ma siamo riusciti a collegare un frutto con il territorio e viceversa. Sicilia Avogado oggi conta, ad aprile conterà 40 aziende su una superficie di oltre 140 ettari. Siamo cresciuti tanto, siamo cresciuti, ripeto, negli errori, ma siamo cresciuti anche nel supporto tecnico agronomico, e siamo cresciuti anche grazie alle nostre condizioni pedoclimatiche. Quelle che sono le cultivar coltivate e commercializzate sono diverse, o meglio, quelle coltivate sono tante, quelle commercializzate un po' di meno. Noi abbiamo nel supporto tecnico che diamo, perché noi non ci occupiamo solo di agricoltura, ma facciamo da trade union tra il mondo agricolo e il mondo commerciale, abbiamo riscontrato tante criticità legate al mondo commerciale stesso, perché è sempre in evoluzione, come è in evoluzione il settore agricolo. Ma abbiamo riscontrato che ci sono cultivar che sono più sensibili al mercato. E non è solamente una questione di moda, ma è una questione anche organolettica o sensoriale, e ce ne rendiamo conto dai tanti clienti che abbiamo. I nostri impianti, sostanzialmente, la maggior parte dei nostri impianti sono sviluppati su cultivar di varietà AS. Abbiamo la Bacon, che è una varietà impollinatrice, tutti quanti avete evidenziato quanto la Bacon e il Fuerte sono varietà funzionali all'impollinazione dell'avocado. Noi abbiamo una
una discreta percentuale che va dal 5 all'8 al 10% per ettaro sostanzialmente. E iniziamo la stagionalità con il bacon, anche se il bacon sostanzialmente ha una funzionalità, quella di impollinare, perché da un punto di vista organolettico, sensoriale, commerciale non è molto apprezzato. Ahimè, sono gusti, è molto soggettivo, ma io devo racconto non solo quella che è l'esperienza in campo, ma quella che è l'esperienza lungo tutta la filiera, soprattutto in termini commerciali. Iniziamo con quindi la bacon a ottobre, poi passiamo con la varietà Hass. La varietà Hass, ma con questo tutte le varietà, noi prima di raccogliere facciamo l'analisi, a parte le analisi del fogliare, delle multireduali che sono di rito commerciale, ma facciamo le analisi della sostanza secca per comprendere quando raccogliere tutte queste varietà. Perché? Perché c'è un parametro che è un aspetto fondamentale. Faccio un esempio: per l'AS noi abbiamo una, non dico direttiva commerciale, però abbiamo degli input da parte dei commerciali che vogliono la varietà AS, per esempio, che rientri in un range che va dal 20-21%. Faccio un esempio: noi quest'anno abbiamo raccolto i primi campioni di tutte le varietà, in particolare quella dell'asse. Noi a fine ottobre, primi di novembre, avevamo una sostanza secca che era circa il 20, era il 24,75%, quindi avevamo un parametro sostanzialmente molto alto e ancora non era neanche il periodo di raccolta. Ripeto, il periodo di raccolta va più che per esperienza, ma è figlia della primavera precedente, è figlia dell'estate, è figlia degli aspetti climatici nostri, perché noi solitamente, la dottoressa Bua l'ha evidenziato, l'areale di Giare, l'areale ionico comunque è uno degli areali più come dire, umidi che ci sono su tutto il territorio italiano. Questo è un aspetto essenziale, perché riduciamo l'apporto di acqua, di conseguenza abbiamo una riduzione dell'apporto delle energie e non solo, abbiamo di conseguenza ancora un'umidità molto alta, quindi l'habitat è davvero di altissimo profilo in quella zona lì. Dicevo, quindi la raccolta dell'AS, la sostanza secca, le analisi sono frutto comunque della non dell'esperienza, ma dell'analisi stessa. Ci sono periodi in cui raccogliamo verso i primi di novembre, periodi in cui raccogliamo verso metà ottobre. È figlio della stagione precedente, dell'allegagione e del periodo estivo. Periodo estivo che da noi solitamente a cavallo tra luglio e agosto abbiamo, non dico un'abbondanza, ma circa 10-12 giorni di pioggia. Perché l'areale di Giare, come avevo accennato, abbiamo perpendicolare l'Etna che con la sua maestosità catalizza le nuvole e rende quella zona là molto umida. Continuiamo con le altre varietà. Dicevo l'AS, il bacon, l'AS, raccogliamo l'AS verso fine ottobre, metà novembre, fine novembre, e terminiamo con l'AS verso aprile-maggio. Perché appunto puntiamo tantissimo alla monocultivar? Ve lo spiego molto sinteticamente. Abbiamo anche altre varietà che inoltriamo nel mercato, però ci stiamo rendendo conto che quando raccogliamo per esempio un fuerte, che si raccoglie nel periodo di fine dicembre, gennaio, massimo prima febbraio, ci ritroviamo a cavallo con la raccolta dell'AS. Siccome la raccolta dell'AS non la vogliamo, non dico staccare, ma non vogliamo creare delle disparità da un punto di vista commerciale e da un punto di vista organolettico, noi nel periodo di dicembre e gennaio ci ritagliamo una parentesi di 2-3, massimo un mese di raccolta del fuerte, nel poter posizionare per poter commercialmente posizionare sul fuerte. Dico questo perché l'AS, abbiamo la possibilità di raccogliere l'AS su 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi circa. E non è poco. Non solo, le nostre raccolte sono improntate su una raccolta scalare, perché come hanno accennato tutti i tecnici, l'AS è quello più sensibile. Però c'è un fatto: noi coltiviamo in zone veramente vocali. Non lo dico, ripeto, non lo dico io, ma lo dicono gli impianti, la produttività, la costanza produttiva. L'anno scorso abbiamo superato i 22.000 kg ettaro, e non sono pochi. L'AS però ci rendiamo conto che ha alcune criticità.
Le pezzature sono variabili, ci sono stati momenti perché in tutte le zone, non solo della Sicilia e dell'Italia, stiamo subendo le conseguenze del cambiamento climatico e influiscono negativamente. Ci sono state alcune annate rare dove abbiamo avuto temperature alte, abbiamo riscontrato che le pezzature non erano piccole, erano un po' più disomogenee. Ecco, la raccolta quindi la facciamo a scalare perché così andiamo a raccogliere i frutti più grandi, seguiamo quelle che sono le programmazioni commerciali con le catene GDO, con i vari mercati, i nostri interlocutori commerciali, ma così andando a raccogliere a scalare diamo la possibilità agli altri frutti di crescere gradualmente, perché c'è un margine del 15-20%, abbiamo riscontrato negli anni che il frutto nel periodo di risveglio vegetativo della pianta prende sempre più calibro. E questo è un aspetto essenziale perché facilita non solo la raccolta, ma facilita quella che poi è gli aspetti commerciali e le richieste commerciali. Queste sono. Noi coltiviamo tante altre varietà perché abbiamo sperimentato diverse varietà. Avete accennato la Lamba Assa, avete accennato l'Ettinger, avete accennato la Pinkerton. Io mi rendo conto che poi ci sono esigenze commerciali, però ci troviamo in una parentesi molto ampia di raccolta dell'AS e intervenire poi con altre cultivar nel mezzo della raccolta dell'AS diventa, secondo me, controproducente, diventa un'arma a doppio taglio per l'AS stesso, soprattutto perché ne abbiamo fatto un fiore all'occhiello a livello non solo regionale, ma a livello nazionale. Cosa? Due minuti hai ancora. Purtroppo 2 minuti, io parlerei ore e ore perché, sì, ecco, questo non solo è il mio lavoro, ma è il mio lavito, perché è la mia vita, perché ho dato e continuo a dare il tutto per tutto. Perché? Perché vedo non solo l'avocado, ma vedo l'agricoltura non solo come storia, ma un aspetto, un settore essenziale per la Sicilia, per la Calabria, per la Puglia, per l'intera Italia. Ecco, e quindi per me è passione. Ed è stata questa la forza motrice di lanciare il progetto Sicilia Avogado. Che dire, io sono le criticità sono sempre, non dico sempre più evidenti. Ci sono momenti in cui subiamo i cambiamenti climatici, la nostra fortuna è il risparmio idrico, l'ho specificato per la questione piovosità altissima nel nostro areale. Le criticità forse sono anche commerciali, stiamo vivendo periodi in cui c'è forte alternanza. È vero che si parla tanto della domanda e dell'offerta, c'è tantissima richiesta di avocado, è anche vero che negli ultimi anni abbiamo vissuto momenti in cui c'erano difficoltà commerciali perché si abbattevano, perché gli altri paesi abbattevano fortemente i prezzi, per voi per una giusta penetrazione commerciale, vuoi perché magari ci sono periodi in cui la Spagna ancora deve terminare la raccolta e il Cile, come è successo il Cile Perù, pardon, non il Cile, il Perù, come è successo un mese e mezzo fa, ha anticipato le raccolte della varietà AS e quindi ha creato un po' di stabilità. E io credo che, ecco, l'avogado, come le colture subtropicali, sono non un'alternativa, ma una potenzialità da affiancare alle nostre colture tradizionali. È anche vero che dobbiamo andarci cauti con il commerciale perché l'aspetto essenziale non è vendere, ma cercare di comunicare. Comunicare significa poi penetrare e posizionarsi ai piani alti dei livelli o degli strati commerciali. È una cultura poi come tante, a costi non dico esagerati, ci sono momenti in cui i costi di impianto sono molto alti, soprattutto nella gestione ordinaria e straordinaria. Però ecco, nel nostro piccolo, accennavo prima, siamo arrivati, raggiungeremo 40 aziende ad aprile. Nel nostro piccolo stiamo cercando di, e ormai sono davvero quasi un ventennio, stiamo cercando di determinare, cercando di influenzare e dare supporto anche alle altre aziende che vogliono scommettersi. Però l'importante, ripeto, è fare agricoltura con la E maiuscola,
produrre, ma produrre magari un po' di meno, ma produrre con qualità. E produrre qualità non è solamente frutto dell'impegno, ma anche delle condizioni pedoclimatiche delle zone dove si vuole scommettere o sviluppare l'impianto. Grazie ancora. Purtroppo, ecco, eravamo limitati quei tempi, però ecco, sono, qualora ci fossero domande, io sono a disposizione. Non ho voluto parlare dei sesti di impianto, perché poi ognuno ha la propria, il sesto di impianto segue la geometria del terreno, segue quella che è la crescita della pianta, però secondo me quel sesto di impianto 6x4 è, come dire, la giusta combinazione. Sviluppare sesti di impianti più stretti, magari si massimizza la superficie oggi, però domani, dopodomani diventa, secondo me, io lo dico da imprenditore, perdonatemi, diventa un problema tecnico nel poi gestire l'impianto. Bisogna calcolare costi, benefici, costi di manodopera, gestione dell'impianto, sono degli aspetti essenziali. Niente. Grazie. Ilaria, ancora grazie per avermi dato questa opportunità e questa possibilità di poter raccontare un pezzo della nostra storia. Grazie a te, si è recepita tutta la passione di questo progetto e di quello che c'è dietro. Approfitto allora per fartela io una domanda. Che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro da Sicilia Avocado? Sicilia Avocado ha in cantiere tanti progetti, di questi non posso parlare. Il futuro lo vedo, ma il futuro non è solamente legato a Sicilia Avocado. Noi abbiamo sfruttato quelli che sono gli ultimi 15 anni di commerciale, valutando quelli che sono i pro e i contro del commerciale, quelli che sono i meccanismi, e ci stiamo rendendo conto che c'è una clientela sempre più sensibile, sempre più etica, sempre più attenta a quella che è l'identità non solo dell'azienda, ma l'identità del frutto, e quindi ha una filiera sempre più trasparente, sempre più etica. Vi aspetterete grandi cose, sicuramente grandi cose, perché abbiamo un paio di progetti in cantiere che a breve saranno sfornati. Quello che vi potete aspettare è che diamo massimo supporto alle aziende che vogliono investire, e cerchiamo di mettere, come Sicilia Avocado, cerchiamo di mettere al centro del panorama agricolo l'imprenditore, cercando soprattutto di evitare gli errori che abbiamo fatto 20 anni fa. Credetemi che sono stati, non ce lo possiamo più permettere di fare errori. 20 anni fa magari i tempi erano differenti. Adesso fare agricoltura bisogna andare col contagocce, e ci deve essere una certezza. Quella certezza è che c'è un rischio di impresa, ma quel rischio di impresa non deve essere calcolato, non deve essere eccessivo, perché in agricoltura non ce lo possiamo più permettere. Per questo dico, ci serve responsabilità morale e professionale per lo sviluppo dell'impianto, ma anche per gli aspetti commerciali, che sono un aspetto essenziale per poter raccontare l'impegno di tutti, non solo di Sicilia Avocado, ma di tutti, operatori e attori della filiera. Grazie mille, Andrea, grazie ancora. Adesso richiamo un attimo Gonzalo e Chiara per farvi alcune domande che sono arrivate dal pubblico. Gonzalo, hola, rieccoci. Ok, Chiara. Perfetto. Mi sentite? Sì. Per Gonzalo sono arrivate due domande in particolare. La prima chiede: dopo una notte di venti costanti con temperature di 38 gradi, ho avuto una cascola del 95% di frutti di bacon. Pesavano circa 70 grammi. I frutti di hassi invece, dopo pochi giorni, erano disidratati in pianta. Anche qui un danno del 95%. Quali strategie potrei adottare? Cosa pensi del caolino? Grazie. Non so, Chiara, vuoi che ponga anche l'altra domanda già? No, traduco questa prima, magari, okay. Tanto poi. Después è un caso pratico, Gonzalo. Después de una noche con mucho viento, temperatura de 38 grados, he avuto una cascola, una caída de fruto, variedad bacon, por el 95%, y ya pesaba 70 gramos más o menos. Y frutti de as, al revés, después de algunos días, mostraba deshidratación, de secado en planta.
También en AS 95% el daño. ¿Qué opina? ¿Qué estrategia podría adoptar? ¿Qué opina del caolino? Hay varias cosas, a ver, la respuesta, hay varias cosas en esa pregunta, ¿ok? Primero voy a partir de atrás para adelante. El caolino te va a servir para radiación, no para viento, ¿ok? Baja la incidencia de radiación, está demostrado en otras especies, pero no en aguacate, ¿ok? En aguacate no se ven resultados. Para evitar radiación, lo mejor es tener muchas hojas. El árbol vestido, ¿okay? El árbol que tenga muchas hojas. O sea, con primera cosa. Traduco. Voy a traducir. Sí, sí, sí. In questa domanda ci sono vari aspetti. Inizio dalla fine per arrivare all'inizio. Il caolino in avocado non funziona. Il caolino serve per la radiazione, per proteggere la radiazione, è dimostrato in altre specie, ma non nell'avocado. Nell'avocado la miglior cosa è avere un albero vestito, cioè avere molte foglie. E comunque protegge dalla radiazione e non dal vento caldo. Cuando yo tengo viento caldo o viento caluroso, eso es un estrés muy grande para la planta, ¿ok? Pasa por lo general también en las zonas de Levante, que nos ha pasado y lo he visto en Málaga, lo he visto en algunas zonas de Cádiz en España, cuando hay viento levante cálido, que el árbol va a sufrir una gran deshidratación. Tienen que pensar que el aguacate viene de una zona tropical y como una zona tropical no está acostumbrado a la sequía. Por ejemplo, una uva de mesa que viene de una zona desértica, como es el Medio Oriente, cierra sus estomas cuando se ha agotado el 30% de la humedad aprovechable del agua, porque es una reacción que tiene ante un estrés hídrico. El aguacate no tiene en su genoma, en su ADN, esa reacción ante una condición de estrés hídrico. Por lo tanto, tú puedes ver un aguacate con el suelo seco y la planta está verde, está transpirando, está sacando agua. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos viento caluroso, lo primero tenemos que pensar que el radiador va a ser la planta, quien va a regular su temperatura va a ser la planta. Por lo tanto, aquí viene otro tema. Es, ¿qué pasa con el nitrógeno? Porque mucho miedo le tenemos al nitrógeno y muchas veces para hacer más hojas necesitamos tener buenos contenidos de nitrógeno o favorecer ese vigor. Entonces, la primera defensa que tiene la planta es tener muchas hojas para regular su temperatura. Segundo, tener muy buen aparato radicular y un suelo en estatus de humedad correcto que permita sacar esta agua con una buena conductividad eléctrica para que se regule la temperatura. ¿De qué manera podemos ayudar a la planta para que no aborte? Todo lo que tenga que ver con bioestimulación nos va a ayudar. Extracto de alga, básicamente. Las mejores respuestas ante condiciones de estrés se están teniendo con extracto de alga a base de Ascophyllum nodosum, pero extracto de alga puro. ¿Ok? Porque hay muchos productos que tienen algo de extracto de alga, pero no son extracto de alga. ¿Ok? Creo que hablé mucho, Kiara. Sí. Sí, ya voy a decir, si me olvido algo, me dice. Ya. Hay per el avocado, el problema del vento caldo è un problema molto, molto sentito dall'avocado. Dobbiamo pensare che viene dalle zone umide, per cui non è abituato al calore eccessivo e alla mancanza di umidità.
Un esempio è l'uva da tavola che viene da climi più aridi, quando arriva al 30% della sua riserva idrica, già chiude gli stomi, difendendosi dalla disidratazione. Mentre possiamo trovare l'avocado in un suolo totalmente secco, che è verde e traspira, per cui il vento è realmente è un grosso problema. L'unica maniera che ha la pianta per difendersi è avere una grande quantità di foglie che fungono che mitigano l'azione del calore e quindi della disidratazione. Quindi che cosa possiamo fare per difenderci da questo problema, prevenirlo? Innanzitutto mantenere sempre alta l'umidità del suolo perché la pianta possa estrarla e difendersi con questa umidità. Avere un'abbondanza di foglie e difendersi con biostimolanti, soprattutto estratti di alga però puri, soprattutto Ascofilla nodosus. E puri perché? Perché spesso vengono formulati molto diluiti che poi diciamo sono poco effettivi, poco efficaci. ¿Está bien, Gonzalo? ¿Hai olvidato algo? Sí, se te olvida un poco de, para tener más folia, más follaje, tenemos que trabajar con otros niveles de nitrógeno, que muchas veces le tenemos miedo. Ecco, sì, per avere molte foglie che, come dicevo prima, servono per mitigare l'effetto del calore, c'è bisogno di lavorare con alti livelli di azoto e spesso temiamo, no, di lavorare con molto azoto, però bisogna stimolare la produzione di vegetazione per difendersi dalla disidratazione. Perfetto, faccio anche l'altra domanda. In realtà ne sono arrivate diverse, però ne abbiamo selezionata giusta qualcuna per permettere a tutti di rispondere. E quindi chiedono, potrete riportare qualche esperienza con i vari porta innesta disponibili, monoclonali o da seme, calcare, temperature, tolleranze? Si può parlare di alcune esperienze di porta injerto disponibile monoclonal o de semilla, a chi hai calisa, temperatura, tolleranza, o sea, para que se... A ver, el mundo de los porta injertos es muy limitado, es muy pequeño. Okay. Por lo general, en condiciones sin limitación, un buen suelo, un suelo franco, un suelo arenoso con buena calidad de agua, el productivamente bien manejado, una semilla o un porte injerto clonal puede lograr el mismo efecto. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas en contra tienen la semilla? En contra tienen que hay heterogeneidad. Y al ver heterogeneidad, no todas las plantas van a responder de la misma manera. ¿Qué otra desventaja puede tener la semilla? Que esa misma heterogeneidad no tiene resistencia a ciertas características. Hay algunas que serán mucho más sensibles a calcáreo, otras mucho más sensibles a la salinidad, etc. Los porte injertos, ¿qué ventaja tiene? Que es más barato. El costo es mucho más barato. ¿Qué ventaja tienen los clonales? Los clonales lo que ofrecen es tener mayor uniformidad de planta desde el inicio. Pero no hay hoy en día, por ejemplo, un porte injerto clonal que sea para una realidad italiana, digamos, con alto calcáreo activo o una condición de suelo pesado, no existe. Solamente el porte injerto clonal californiano Borchardt tiene algo de tolerancia al calcáreo, algo. Ningún porte injerto hoy está descrito para suelo arcilloso, no existe. Por lo tanto, un clonal o una semilla en un suelo pesado no trabajado puede ser un fracaso. Hay que tener cuidado con eso. Sí está descrito que los porta injertos antillanos de origen israelí tienen tolerancia a salinidad. Eso sí hay
eso sí existe, pero ningún porta injerto tiene tolerancia al exceso de agua. Repite un segundo, el porta injerto californiano, ¿cómo se llama? Borchard. Borchard. De larga O-R-C-H-A-R-D, Borchard. Borchard. Sì, entonces, allora, la differenza tra monoclonale e porta innesto da seme. Se abbiamo un suolo franco o arenoso e una buona acqua di buona qualità, che sia clonale o che sia da seme, non abbiamo nessuna differenza. Che succede? Quali sono gli svantaggi dei porta innesti che vengono da seme? Innanzitutto non c'è un'uniformità, ma soprattutto un'uniformità alle tolleranze, quindi una pianta può essere più tollerante alla salinità che un'altra, o a un suolo anziché a un altro, non abbiamo uniformità. Il vantaggio è che è più economico. Al contrario, con i porta innesti clonali abbiamo una maggiore uniformità fin dall'inizio, ma il problema è che non abbiamo realmente un monoclonale adatto all'Italia, selezionato per le condizioni italiane, cioè con alto calcare attivo e con suoli pesanti. L'unico porta innesto che resiste un po' di più al calcare attivo, anche se non totalmente, è il porta innesto californiano, Borcia, mentre abbiamo porta innesti antigliani che resistono ai sali, ma solo ai sali, quindi non al calcare attivo, mentre non abbiamo porta innesti che resistono ai suoli pesanti, cioè che reagiscono bene ai suoli pesanti, quindi un suolo mal lavorato e mal gestito può essere un fallimento per questa coltura. E ho olvidato altro. Ningún porta injerto clonalo de semilla resiste el exceso de agua. E nessun porta innesto né clonale né da seme resiste all'eccesso di acqua. Non ti sentiamo, Ilaria? Sì, sì. Ora mi sentite, credo. Sì. Ok, vi ringraziamo per aver risposto alle domande e adesso passo la parola a Stefano. Stefano, anche per te sono arrivate diverse domande, ne abbiamo selezionate alcune, che ora ti leggo. Le leggo tutte insieme, se per te va bene, poi mi rispondi volta per volta. Ok, va bene. Allora, hanno chiesto innanzitutto l'altezza della prima impalcatura delle branche. Un altro utente diceva, ho notato sulla varietà Ettinger una spiccata delicatezza della buccia che rimane sottilissima e attaccata alla polpa. È un mio problema a livello di concimazioni? E infine, da tanti di questo inverno, nella mia azienda abbiamo una resistenza al freddo della varietà Bacon fino a meno 5, data 25 gennaio 2022. È pensabile progettare un impianto con varietà prevalentemente Bacon in areali soggetti a gelate invernali? Ok, allora io inizierei con l'ultima. Allora, okay. La varietà Bacon è un dato di fatto, è famoso e si è attestata la sua resistenza anche fino a meno 4, meno 5, che poi anche lì c'è da vedere la resistenza alla sopravvivenza o la resistenza del fiore alla riproduzione e quindi alla fecondazione, quindi alla raccolta. Cioè io tengo sempre fisso il concetto, io devo raccogliere, non devo vedere la mia pianta che sopravvive, cioè non di sopravvivenza, vivo di raccolto, di stacco del frutto. Detto ciò, sì, la risposta è sì, si potrebbe pensare, si sta già pensando a fare impianti, come ho già detto in parte prima, totalmente a gruppo fiorale B, più resistenti
ai ritorni di freddo, alle basse, alle gelate, però ovviamente sempre imprescindibile è l'esigenza per la produzione, per l'allegagione di un gruppo florale A, il contrario di quando piantiamo ARS, per intenderci. Quindi per un 10-15% io avrò bisogno obbligatoriamente di un gruppo florale A disposto sempre in un metodo o nell'altro per portare a casa una raccolta economicamente soddisfacente. Una varietà che abbiamo notato, ma vi parlo per l'esperienza di questi anni, che abbiamo notato essere leggermente più resistente come gruppo A alle gelate, è risultata la Pinkerton, anche perché utilizzano la Pinkerton come impollinatore dei gruppi B, anche perché ha una finestra di fioritura molto ampia, cioè è la prima a produrre, a fiorire, e dopodiché ha successivi flussi di fioritura, quindi mi garantisce una copertura ottimale per l'allegagione. Ovviamente Pinkerton, come tutto il resto del gruppo A, non ha quella resistenza al freddo come Bacon, quindi comunque almeno sulla varietà gruppo A io andrei a mettere una protezione, o se non l'antibrina, almeno su queste piante qui. Poi l'altra domanda era il fatto della Ettinger. Sì, Ettinger indubbiamente a livello genetico è una caratteristica genetica che non è influenzata, se non in minima parte, in piccolissima parte, dalla nutrizione o dalla gestione agronomica, ma tendenzialmente tutto il frutto a buccia liscia, soprattutto Ettinger, poi è difficoltosa, come si pulisce, cioè il distacco della buccia dalla polpa non è facilissimo, devi andare a pelarla come se fosse una mela, per intenderci, non si stacca, non si scorpora con facilità come una ARS. Soprattutto la Ettinger è anche più sensibile alla manipolazione, ha una shelf life più ridotta, avendo buccia liscia, verde e lucida pure, ogni piccola macchiatura è il contrario di ARS, si nota tutto, no? Cioè, devi essere altamente delicato nella gestione del frutto, anche in post raccolta. L'altra domanda era invece l'altezza dell'impalco. Il punto di impalco, a mio avviso, il punto di impalco è io andrei a dire più che altro a dare dei numeri o una filosofia, una scelta a monte della gestione della chioma, della potatura in base alle combinazioni di porte innesto e varietà, a degli areali, a come si intende, soprattutto a come si intende gestire, in funzione per cui di cui va ad influire il sesto di impianto. Quindi è chiaro che sesto di impianto, come li stiamo concependo, come li concepisco io dopo aver girato in varie parti del mondo quei sesti che vi ho enunciato, da un 6x2, 6x3, 6x4, no? A prescindere del metro in più o in meno, però tendenzialmente io andrei ad allevare la pianta su parete, se è possibile sul nord-sud, per l'esposizione, più luce, più fiori, più frutto. Quindi detto ciò, l'impatto, se dobbiamo dare un'altezza, andrei a posizionarla da un 70, 80, 90 centimetri d'altezza. Ma perché? Perché comunque poi il frutto, molte varietà hanno la caratteristica di produrre dei rami penduli che sono altamente produttivi, facili da gestire, quindi comunque il tronco si andrà a coprire. E a me piace pensare come se fosse una gonna intorno al tronco, di produzione facile e a costi di gestione bassi come gestione. Perfetto, grazie mille Stefano. Prego. Allora passo a Filippo Taglietti. Anche per te Filippo. Ok, non okay. Ti vediamo, ma ti sentiamo. Eccoci. Ok, perfetto. E chiedevano come viene gestita la problematica dell'acaro Oligonicus perse da Blue Agri. Allora, questa è una domanda, diciamo, non a trabocchetto, nel senso che noi come Blue Agri abbiamo come target l'applicazione delle soluzioni al terreno. Quindi cerchiamo di gestire
quello che può essere un bilanciamento nutrizionale, un equilibrio della pianta a livello sia vegetativo che produttivo. Poi da agronomo posso presumere, come tutti gli acari, insomma, che la problematica vada affrontata anche qui sulla gestione chiaramente dei sesti, della giacitura, dell'impianto. Chiaramente il binomio porta innesto varietà, quindi gli acari solitamente si diffondono su piante tendenzialmente vigorose, quindi bisogna gestire attentamente la parte di concimazione, e quindi, come diceva anche Gonzalo, l'aspetto legato all'azoto e quindi alla chioma, che crea microclima favorevole alle pollulazioni di acaro. E quindi una gestione prima di tutto agronomica, e sicuramente noi come Blu Agri cerchiamo, non facendo apporti di NPK, ma gestendo la disponibilità di nutrienti, cerchiamo fondamentalmente l'equilibrio della pianta in rapporto alla sua resa e alla possibilità che ha in resa. Tornando però al discorso, diciamo, se non è gestione agronomica, è gestione fitosanitaria, la problematica è legata a che cosa? Beh, prima di tutto gestire gli acari, fondamentalmente si cerca di gestirli con gli antagonisti naturali, evitando di impiegare dei prodotti, semmai ce ne siano, di ammessi per avocado. Ho fatto un breve giro, visto che c'è poco o niente, quasi niente, nei disciplinari di produzione integrata, fra l'altro. Per cui trattare una pianta con un acaricida specifico è un problema. Perché? Perché si va anche a disturbare l'equilibrio dell'entomofauna. Quindi anche qui va capito, va orientato. L'unica cosa che mi può venire in mente è gestirlo con lo zolfo, perché lo zolfo allontana l'acaro, essendo... può essere un repellente, è usato come repellente, ovviamente con in considerazione anche di altre possibilità legate al come fungicida, stando però attenti chiaramente a evitare scottature nei periodi più caldi, ovviamente, ok? O gestendolo in ore serali o mattutine. Direi così, Ilaria, non avrei altro. Grazie mille. Grazie anche a te. E adesso infine l'ultima domanda per te, Cristina. Ti sentiamo ma non ti vediamo. Ok, perfetto. Okay. Sì. Chiedevano, ci sono dati che riportano un consumo di acqua per l'avocado pari a 270 litri circa per ogni 0,5 kg di produzione. Il dottor Gonzalo ha ribadito l'importanza dell'irrigazione, la dottoressa Bua ha parlato di 3-5 ore di irrigazione. Chiedo se ci sono dati in merito l'effettivo consumo idrico in metri cubi ettaro. Allora, per quanto riguarda il consumo idrico a ettaro, io chiaramente parlo per la nostra zona. La nostra zona è un areale estremamente piovoso, grazie all'influenza positiva dell'Etna. Anche in estate abbiamo occasionali piogge che sono un toccasana per la coltivazione. Quindi non esistono, concludo nel dire che non esistono nelle nostre zone questi dati, non abbiamo dati scientifici. Generalmente ho sentito un po' in giro dati allarmistici che però non rispecchiano la nostra situazione. Quindi quelle ore di acqua che ho dato, che ho indicato nelle slide, per la nostra zona sono più che sufficienti. Anzi, a volte non è neanche necessario. Perfetto. E un altro utente invece chiede con che cosa è consigliabile spennellare il tronco e in che percentuale diluirlo in acqua. Ok, allora si può fare una miscela manuale di calce idrata e rame, ad esempio se si vogliono fare 10 litri di acqua, quindi in soluzione, si possono mettere 2,3 kg circa di calce idrata e un 70-80 grammi di rame. Con una specifica, mai andare oltre aprile,
perché comunque sono sostanze anche caustiche, quindi col caldo potrebbero dare dei problemi, mai colpire fioritura, foglie o eventuali frutti. Perfetto. Esistono anche, diciamo, dei prodotti già pronti che si possono trovare nelle rivendite agrarie, dipende da quello che uno vuole fare, se vuole fare manualmente, diciamo, in proprio, oppure comprare già pronto. Perfetto, grazie mille Cristina. Ok, con queste domande abbiamo ultimato. Prima di salutarci, però, vorrei ringraziare tutti gli utenti che sono ancora connessi e che hanno partecipato attivamente a questo webinar. Siete stati più di 340 e ringrazio anche i relatori per i contributi di spessore che hanno offerto. Un grazie in particolare a Chiara Vacca per aver offerto quel servizio di traduzione simultanea. E approfitto, prima di salutarvi, anche per ricordarvi che slide e video dell'evento saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito fruitjournal.com e per ricordarvi anche che gli appuntamenti con Fruit Communication non sono finiti, anzi già mercoledì 23 marzo alle ore 15:30 si terrà il webinar Il contenimento dell'oidio su vite da tavola e il prossimo 8 aprile un webinar dedicato all'olivicoltura ad alta densità e super intensiva, dove tra gli altri ritroveremo anche Stefano Marullo. Ancora grazie a tutti e buona serata.